Radio Cigliano presenta Dopo cena con. Quattro chiacchiere in compagnia sulla radio di quartiere, estesa a tutto il mondo. Buonasera, benvenuti in diretta su Radio Cigliano, 16 maggio 2019, sono le 21.15, iniziamo con un qualche minuto di ritardo, ma siamo sempre qui con voi, siete in diretta su Radio Cigliano, a Dopo Cena Con, la trasmissione del giovedì, quella in cui io mi riposo un pochino, perché ci sono sempre degli ospiti che mi fanno compagnia e che fanno la trasmissione insieme a me. Stasera, signore e signori, se siete su Facebook già lo vedete, ma se siete sull'app già sapete chi c'è questa sera, perché c'è un amico, un ospite eccezionale, sono veramente contento di averlo accanto a me. Stasera a Dopo Cena Con su Radio Cigliano c'è Luca Biagini. Buonasera, buonasera a tutti. Come grazie, stai? Grazie. Di corsa, in una maniera. È la nostra vita, un inferno da questo punto di vista. No, io lo dico sempre, noi siamo schiavi della tangenziale. Se abbiamo questa sta trappola che ci incasina la vita e che tangenziale, raccordo. Veramente un casino. Qualche piccola coordinata per voi che siete in questo momento su Facebook, ma anche sull'app, e che volete essere super social con noi. 328-7948-796 il WhatsApp per essere super social, per mandarci i vostri controselfie. Noi li manderemo in onda, perché ci piace vedere quello che fate. Noi ci mettiamo la faccia, mettetecela pure voi. Quindi mi raccomando, restate con noi anche su WhatsApp. 328-7948-796. Questo video in questo momento è su Facebook, ma domani sarà premierato su YouTube alle 14 sul canale YouTube Radio Cigliano. Iscrivervi al canale YouTube Radio Cigliano corrisponde ad avere la possibilità di vedere sempre tutti i nostri video, che saranno poi conservati a imperitura memoria sulla pagina, sul canale YouTube Radio Cigliano. Questo video invece potete condividerlo sulla vostra pagina, è l'unica maniera in cui ci facciamo pubblicità, attraverso il vostro consenso. Quindi condividetelo sulla vostra pagina, un like sulla pagina Radio Cigliano Doppiaggio corrisponde a un applauso. Questa sera una piccola novità, noi siamo anche su Instagram, ovviamente, anzi fatemi lanciare la diretta su Instagram, mi ero un attimo scordato, ma è partita anche in questo momento la diretta su Instagram. Allora, voi che siete, che avete Instagram, fate una bella cosa, fate uno screenshot della trasmissione se state guardandola sul telefonino, sapete quei tasti, fate la fotografia della trasmissione, del video, oppure fate una fotografia al monitor del computer, oppure ancora potete semplicemente farvi un selfie così all'indietro con con la trasmissione sullo sfondo. Una volta che avrete fatto questo, fate una storia sulla vostra pagina Instagram con l'hashtag @radiocigliano e hashtag dopo cena con. Domani le pubblicherò sulla pagina della radio, quindi se volete essere ancora super social con noi, fate anche questo. Ma adesso è il momento di concentrarci con Luca Biagini, che è devastato dalla... Io non ci ho capito niente, ragazzi, ve lo dico subito. E questo mi piace moltissimo. No, va a mille, io non so come fa. C'hai un'energia, una velocità, una cosa. Poi vabbè, ma la son marcia, La son marcia. No, la sai marcia, però io, a me mi spaventa questa velocità, questa verve, questa tecnologia. Ragazzi, io sono immerso in una tecnologia per me troppo. Totalmente. Ma è veramente una follia, ragazzi. Troppo. Telecamere, iPad, schermi, boh, non lo so, iPhone che ci riprendono. Ma è gente che chatta da una parte all'altra. Io ho paura, ve lo dico. Ma tu come sei con la tecnologia, Luca? Come, che rapporto hai? Sono una schiappa, proprio una mezza. Niente, No, proprio il minimo indispensabile. Cioè, ho anch'io un telefono, uno smartphone, ho un computer, però lo uso proprio in maniera rudimentale. Quindi tu non metti i turni sul telefonino? No, ma infatti se io perdo un po' di paura. No, ho provato qualche volta, però poi alla fine l'agenda per me è più semplice. Apro la paginetta, scrivo, però se la perdo, un disastro, perché non so più. Perché lì è un bordello, cioè se perdi l'agenda. Bravo, infatti ogni volta mi dico devo fare la doppia cosa, agenda e anche sulla smartphone mettere, però ancora non sono deciso. Non sei ancora così tecnologico. Avrò tempo, via, sono giovane. Ci sono tanti amici che ci stanno seguendo in questo momento, andiamoli a riprendere perché dobbiamo salutare Marianna, Francesco, Nicola, Matteo. Buonasera, sentirò finalmente la voce di John Malkovich nei due film Red
di Red, Colin Firth in Kingsman, il Signore degli Anelli, William Defoe, John Carter, Dr. House, ma qua ci sta tutta la tua... Matteo, ma sai più, sei tutto, sai tutto di meno. Ricordati una cosa, che se hai bisogno per l'email di avere un tuo curriculum, sì, basta mettere su Facebook una richiesta, una piccola richiesta. Amici, mi aiutate a ricostruire il mio curriculum? E in 10 minuti... E ricompongono la mia vita. Tutta la tua vita lavorativa. Tra l'altro, tu sei un po' come me, mi dicevi prima, perché tu qualche cosa te la scordi. Più di qualche cosa, caro Alessio. Succede. Ti dico la verità, a volte non, mi dicono, ma cosa ha doppiato oggi? Guarda, succede sempre. È gravissima questa cosa, lo so che non si dovrebbe dire perché è veramente una... Però, siccome lo sai, lo sanno tutti ormai perché avrete parlato tanto di questo aspetto qua, facciamo spesso durante la giornata magari 1, 2, 3, 4, 5 personaggi diversi, quindi le serie sono tanti, i film sono tanti, mi si intreccia tutto nel cervello anche forse una maniera proprio di sopravvivenza, una clausola di sopravvivenza del nostro lavoro, quello che esci dalla sala e via, dimentichi tutto. Sì, devi un po' azzerare cioè fare un vuoto, un reset completo, altrimenti rischi di andare veramente in tilt. È vero, è vero. Tanti amici ancora che vediamo, c'è Nicole, Marianna, Riccardo, Davide, ciao, c'è anche Fabio, Luca Biagini, voce di Tigro di Winnie the Pooh. Sì, no, Tigro per me è una cosa vera. Quello è stato un... Tigro io lo amo tantissimo e ci tengo tanto, devo dire è una delle cose più belle che ho fatto. E anche perché è per i bambini, poi è un personaggio molto giocoso, divertente, stupidotto, però c'ha un grande fascino, io lo adoro, ti ha divertito tantissimo. Poi tutti gli amici, tutti i figli di amici, di amiche che mi chiamano perché vogliono una telefonata con Tigro. Io dico però non ma quello si fa ancora, cioè ancora no, ci sono, non lo fanno, non si fa più. Sono tanti anni, perché io ricordo quando avevo le ragazzine piccole, quanti ne abbiamo visti di film di Tigro. Io dico sempre, sconsiglio alle mamme o ai genitori degli amici, però non fatemi vedere perché poi dopo il bambino vedete, ma non è vero, vuole le strisce, vuole la coda, è vero, quello sì, dovresti metterti un costume un po' carnevalesco, insomma. Allora c'è anche Gianfranco, buonasera, vi aspettavamo da parte di Carlo. Luca Biagini, per me sarai sempre solo Tigro, vedi, dice anche Francesco, che bello, vai. Buonasera bellissimi, Luca Biagini, l'Edoardo della Rocca di 100 vetrine. Quanto tempo l'hai fatto 100 vetrine? 3 anni e mezzo, mezzo tutti i giorni alle 2 più o meno, 2:30 del pomeriggio. Ma quello si girava a Torino? Sì, vicino Torino, vicino neanche Torino, a San Giusto Canavese, che era tra Torino e Ivrea. Quindi insomma te a un certo punto eri un po' diasporato, piacevi su e giù, come facevi? Sì, no, in realtà io avevo chiesto un giorno a settimana, o il venerdì o il lunedì libero, quindi facevo un weekend lungo, io non sono mai rimasto su. A dormire il weekend, sì, certo. Però la settimana la passavo giù. La passavi tutta su, però poi per fare, che ne so, doppiare qualche cosa, avevi il lunedì e il venerdì. Esatto. E poi non lavoravo tutti i giorni, quindi quando avevo uno spazietto uno o due giorni scendevo giù a Roma a fare. Lì quindi com'è non l'ho mai mantenuto. Com'era l'aria sul set di 100 vetrine? Beh, era molto buono. Che poi là è una cosa rapida, un po' veloce come lavorazione. Sì, però neanche così come Sì, era velocissimo come è il doppiaggio adesso, quindi si deve correre tanto. Però alla fine non è vero che non si provava, che non si facevano, si poteva sbagliare qualche volta e quindi si poteva rifare. No, non è stata, anzi una bellissima esperienza, perché poi eravamo tutti in un albergo oppure nei alberghi lì intorno alla, vicino, nei paesi vicini, quindi la sera cenavamo insieme, era diventato un po' un gruppo, una compagnia di teatro, ne hai fatto tanto, quindi anche di teatro ne sai qualcosa, veramente. La radio io non lo so, questo ti sto chiedendo, hai fatto radio tu, ti è capitato? Radio come conduttore, dici? Come sì, cioè, sicuramente sceneggiati radiofonici li hai fatti tanti. Ho fatto la radio come attore, quando in Rai si facevano gli sceneggiati. Che è stato un peccato che non ci siano più, veramente. Sì. Quanti ne hai fatti? Pure là tanti. Non tantissimissimi, però 10-15 belli sceneggiati importanti li ho fatti. E quella era...
La radio, proprio come mezzo la radio, che impressione hai, che te ne pare? Guarda, la radio ha un grande fascino, non lo dico io, non lo scopro io, ha il fascino di regalarti la possibilità di immaginarti un sacco di cose. Io mi ricordo questa cosa, che delle partite di calcio, quando non c'era la televisione, no? Racconta, io sono curiosissimo. Ero piccolissimo, c'era già la televisione. No, veramente sono nato che non c'era ancora la televisione. Okay. E quindi le partite di calcio tu le sentivi tramite Nicolò Carogio, che era il grande, certo, telecronista radiofonico, e non riusciva a farti vedere la partita. Ed è una cosa di un fascino e di una abilità incredibile. Eppure là era macchinetta, proprio una parola dietro l'altra. Sì, ma riusciva a farti visualizzare. Scatta cosa sulla succedeva sinistra, in e l'altro, il cross arriva, bellissimo, era favoloso, veramente. Era bellissimo. Un fascino eccezionale quella radio. E poi credo che accompagni sia un... Siccome non ti costringe a fermarti a vedere delle immagini, no, la radio tu la puoi ascoltare camminando, lavorando, facendo delle, certo, cose. Quindi è veramente un compagno, una compagna della tua giornata, sia musicale o anche di, appunto, di racconti, la letteratura, per esempio, come è bello sentire leggere un romanzo, fai conto, no? Che magari non hai tempo di sfogliarlo, tu stai facendo una cosa e intanto ascolti una bella voce, un bel attore che ti racconta e ti legge un romanzo magari importante. Questo sono gli audiolibri, no? Quello che adesso ci sta, che si chiamano audiolibri. Esatto. Poi c'erano anche con i dischi all'epoca, c'erano, sì, anche anticamente sui... Mi sembra che sta andando molto l'audiolibro. Sì, tra l'altro, sì, tra l'altro, secondo me è una seconda, perché quando tu leggi il libro, immagini, no? Leggi un libro e ti immagini l'ambientazione, ti immagini una persona, una figura, certo, e con l'audiolibro tu hai anche un accompagno in più, che è quello della voce, no? Certo. Soprattutto ci sono anche gli audiolibri che sono recitati, cioè ci sono più voci, e, certo, che quindi ti portano un po' nel mistero, nella meraviglia della radio degli anni 30, 40, quando, esatto, c'era solo quella. E la sera si stava davanti alla radio ad ascoltare quello che veniva fatto. Sì, sì, è, sì, bellissimo. Sì. È un mezzo che ha una grande magia. E peccato che adesso un po', devo dire la verità, la RAI soprattutto, che faceva un gran servizio pubblico da questo punto di vista, non lo fa più. Non, perché lo questo fa è il vero poco, servizio poco, pubblico, molto, secondo, sì, me. Sì. Questo è il vero servizio pubblico. E al di là di tutto quello che fanno, ovviamente ne fanno tante, ma questo sarebbe veramente una figata. Io ricordo, andavo al turno la mattina, dalle 8 alle 9, mi sembra, c'era il radiodramma su Radio 2, no? Certo, c'era, certo, certo. I radiodrammi, era una figata stare lì ad ascoltare, a immaginare, mentre stavi sulla tangenziale, la famosa tangenziale, no, di Roma, bloccato, però c'era il Batman che scalava un palazzo e tu te lo immaginavi e lo sentivi, anche. Sì. Era veramente figo, veramente. E poi bello. Negli anni d'oro della radio c'erano grandissimi attori che lavoravano. Tutti. Per esempio, tu forse ti ricorderai, o forse no, lo hai sentito dire, Gran Varietà. Sì. Era un programma radiofonico in cui si faceva il varietà come quello del sabato sera, no? Su Rai 1, fai conto. Ma era una follia l'idea di fare un varietà radiofonico. Sì. Eppure la gente era affascinata, perché c'erano attori bravissimi, di grandi comici, grandi soubrette, quindi riuscivano a ricreare l'idea di una... del movimento, dell'azione, non lo so, era un però quasi, senti, quasi miracoloso. È tutto, fa tutto parte dell'essere attore, però devo dire che quando la voce si sostituisce all'occhio, ti dà più possibilità di immaginare, ti dà più possibilità, sì, di spaziare con la mente, sicuro, mentre invece là c'è tutto un po' servito in televisione, sì, no? Sì, è, sì, quello, sì, lo vedi, quello spara, poi, tira fuori la pistola, ma puoi anche essere un po', diciamo, tra virgolette, cagnetto anche. È possibile, sì. è ben possibile. Allora, ci sono i nostri amici che stanno iniziando a mandare tante cose su WhatsApp. Per esempio c'è Paola D'Andrea, la caricaturista di Radio Cigliano, no, che ti ha, che fatto, meraviglia, al volo, guarda che bello, è ti, bellissima, ha fatto una caricatura al volo accompagnandoti a dei tuoi amici, quelli con cui, bello, ti vede più associato, diciamo. Brava Paola, grazie. Oh, andate su, grazie Paola, bellissimo, è bello, andate a vedere Paola D'Andrea su Facebook, perché magari nasce una collaborazione. Vediamo che cos'altro mi ero preparato. Questo è uno scorcio di Palermo
Sanremo che la nostra Marianna, perché non dovete soltanto mandarci la il vostro selfie, magari ve va perché ci avete un brufolo e non vi va, mentre invece mandateci anche uno scorcio di posti che io non vedrei mai. Questo è Palermo, certo. Io Palermo la conosco pochissimo, ci sono stato una volta sola, la conosco un po', però questo non so che cos'è. Non so che cos'è, un porto, bellissimo, un porto però veramente bello, grazie Paola, sì. Porto turistico, sì, è vero, sembra ci sono tanti yacht, mentre invece questo è Paolo dal lago da Omegna Lago d'Orta, che io non sapevo neanche dov'era il lago d'Orta, non sapevo dove fosse. Era lassù. Lassù, sì. Era lassù. E adesso lassù. Lo so perché Paolo mi ha dato le coordinate praticamente. Questo è altro, basta mandare il vostro controselfie al 328-7948-796, ve lo mandiamo in onda, ovviamente. Buonasera Luca, mi racconteresti, dice Alessandro, qualche sì. aneddoto del doppiaggio di Jack Frost? Doppiare il personaggio è stato più divertente o commovente? Sarebbe molto sarebbe bello se fossi tu. No, Jack Frost adesso mi devi aiutare. Alessandro, io conto su di te. Aiutami, Jack Frost. Dateci una mano, ragazzi, aiutateci. Forse perché... Michael Keaton, intendi dire? Ma guarda, facciamo... Potrebbe essere... Vediamo un po' se riesco a trovare potrebbe qualche cosa. Potrebbe essere Michael Keaton. La tua pagina. Vediamo se riesco a trovare qualche cosa. Michael Keaton. Jack vediamo Frost. Un po', vediamo un po'. Guarda, mi sembra che sia collegato a... Michael Keaton. Jack Frost, sì. Jack Frost e Michael Keaton, esattamente. E di che cosa parla Jack Frost? Allora, l'aneddoto... Jack Frost, no. Frost sarà freddo, perché se il posto vuol dire congelato... C'era la neve, sì. C'erano le... Forse c'era... Jack Frost faceva il pupazzo. Il pupazzo, neve. Sì, è possibile. Sì, potrebbe essere. Poi cosa vuoi sapere? Aspetta, Alessandro. Ma cos'è che ti inquieta? Cos'è che ti inquieta e ti incuriosisce? Non lo so, voleva qualche aneddoto, però ragazzi, noi ogni tanto ci dimentichiamo quello che facciamo, dovete aver pazienza, veramente. Con me purtroppo succederà spesso questa cosa che vi deluderò moltissimo. Ma figurati. Giuseppe dice: mi spiace Luca non averti conosciuto. Andava spesso a San Giusto Canavese sul set di 100 vetrine. E tuo figlio, tra virgolette, Alessandro Mario l'ho incontrato tante volte, ma non solo lui, tanti amici, tanti bei ricordi. Mi addolora davvero che sia finita in quel modo. Com'è finita? Lo so. È finita che hanno chiuso tutto. Hanno proprio chiuso completamente. Sì, hanno chiuso tanti anni fa, pur avendo ancora molti ascoltatori. Ma lì c'è stato tutto un problema di potere in Mediaset con la Endemol, insomma una questione molto lunga, molto amara, anche perché hanno mandato a casa una troupe di 150 persone, 200 miseria. Persone, ma dall'oggi al domani, cioè hanno fatto delle cose non bellissime. Sono cose che succedono. Buonasera Luca Biagini, il primo Bruce Wayne Batman del 1989 insieme al Joker di Giancarlo Giannini e Alfred nella serie TV Gotham. Sì. Sei addentrato nel mondo di Batman, dice Francesco, ma forse l'avevamo pure già letta. Allora, stasera un ospite di rango, dice Gabriele, il conte Crowley di Downton. Tra l'altro, non si può dire, non si può dire. No, si può dire. Si può dire? Si può dire? E che ne so, hai firmato qualche cosa? No, io penso che si possa dire questa qua. Diciamo può dire che stanno preparando un film per il cinema. Come l'hai vista quella serie te? Ti è piaciuta fare Downton Abbey? Molto, particolare. Poi il tuo personaggio era fichissimo. Era il personaggio era bello, però devo dire la verità, tutti i personaggi erano bellissimi, gli attori straordinari. C'era Maggie Smith che era la nonna, che era eccezionale. Favolosa. Doppiata da Vanna in una maniera veramente strepitosa, tra l'altro. Vanna Busoni. Allora, che ricordi, aneddoti ha di questi due doppiaggi? Cioè Downton Abbey... No, devo correggerti però. Non era Vanna Busoni. Oddio, chi era? Era chi è? Paola Mannoni. Scusami se ti ho corretto. No, hai fatto bene perché doveroso. Ho sparato una cazzata di categoria proprio uno. Categoria 1. Allora, Downton Abbey e Sua Maestà Giorgio VI. Che ricordi? Tutti vogliono sapere aneddoti di questi doppiaggi. Allora, Giorgio VI, sì, quello me lo ricordo abbastanza bene. Il discorso del re. Che cacchio. Il discorso del re è stata una bella impresa perché, come avete visto, questo personaggio aveva dei problemi proprio di fonazione, di emissione, di voce. Era neanche un balbettio, era qualcosa di più, era una specie di apnea, di attacchi di panico, non riusciva a emettere dei suoni, quindi doppiarlo senza renderlo caricaturale, senza renderlo un balbuziente era complicato. E la tecnica che tutti conosciamo,
chi fa questo mestiere lo sa, è quella di respirare con l'attore in genere, sì. E questo vale per tutto, ma in questo caso era proprio fondamentale respirare in questa maniera un po' affannosa, un po' appanicata, era complicato perché... Quindi in quel caso devi proprio fare delle prove di respirazione, bravo. Cioè devi capire esattamente dove... Magari te lo segni anche sul copione, sì, può essere anche, assolutamente, no? Sì. E ti segni che qua prende fiato, questa invece la fa tutta di tutta una tirata. Esatto, poi andava in apnea, quindi a un certo punto non dovevi, anche tu dovevi, non dovevi respirare e la voce riusciva... Senza fiato, in apnea, insomma, era una cosa, tu lo sai quanto può essere complicato. Quando no? A volte, oggi stavo facendo una cosa che era esattamente il contrario, cioè una cosa brutta, e era così brutta, ma lui era così sballato completamente, che a un certo punto ho detto, è come se avessi fatto un chilometro di corsa. Avevo le gambe che erano due pezzi di legno, perché a trovare queste cose che lui faceva, che erano scollegate stare con lui, sì. Era difficile, non era proprio... Non era proprio bravissimo, cioè, non era quello che dici, sto con lui, però sta a fare una cosa meravigliosa. Leggermente scordinato. Un po' abbastanza. 21.35 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Luca Biagini, 16 maggio, ma se non è il 16 maggio siete su una replica su YouTube o su Facebook ovviamente, andate a iscrivervi sulla pagina YouTube, questo video sarà premierato domani alle 14 e poi resterà lì per sempre. Vi ho invitati a fare una cosa diversa oggi, chi ha Instagram facesse uno screenshot della nostra diretta, di quella che state vedendo in questo momento, oppure un selfie suo con lo schermo alle spalle, dopodiché fate una storia nella vostra pagina Instagram, mettete l'hashtag @RadioCigliano e hashtag dopo cena con, okay. E in questa maniera domani chiunque avrà messo la fotografia la ripubblicherò sulla pagina di Instagram. Tutto però chiaro? Mi devi dire cos'è lo script shop. Lo screenshot, tu fai la fotografia, screenshot, vuol dire lo spari allo schermo, praticamente shot anche, però anche lo shot si usa per quando fai le fotografie, lo shot è quando schiacci il pulsante, e quindi lo screenshot è praticamente che tu fai una fotografia allo schermo del telefonino, ecco. E se sta andando un video hai fatto la fotografia al video. E ha fatto uno screenshot. Lo screenshot. Screenshot. Si impara sempre qualcosa, qualcosa. Grazie. Vabbè. Allora, ma io voglio conoscere Luca non soltanto per le tante chiacchiere che possiamo fare, le tante cose che ci può dire stasera, ma lo voglio conoscere anche attraverso la sua anima musicale, che è quella che qui a Radio Cigliano, dove siamo ben dediti alla musica, mi piace molto. Luca ovviamente ha portato 8 pezzi, adesso io ti chiedo il numero del primo pezzo che vuoi passare, sono lì in ordine, dimmi quale preferisci, quale ti stuzzica di più per cominciare. Io comincerei con quello che mi ha in qualche maniera... Dimmi il numero. Numero uno. Beh, questa è una canzonona, è un pezzone veramente. Sì, è un pezzone, naturalmente denuncia molto la mia generazione, la mia età in questo caso. Però io ero un bambino, avevo 10 anni, forse 10, 11 anni. E per me fu uno shock, perché era un Sanremo, mi pare del 59, del 61. Sanremo del 61. Sanremo del 61, e arrivò un pazzo scatenato. E per un ragazzo, per un bambino di 10 anni, 11 anni, vedere un personaggio che scombinava tutto quell'apparato molto classico, molto composto, i cantanti cantavano smoking, elegantissimi, con pose sempre compassate, non muovevano niente né mani, cioè erano impalati davanti al microfono, arriva questo pazzo e scombina tutto, e un ragazzo, un bambino, non può che rimanere a bocca aperta, cioè è stata un'esperienza per me sconvolgente e mi è rimasta addosso, non, è una cosa che ti segna, è una cosa che credo che veramente poche cose mi hanno sconvolto così tanto, perché poi a quell'età sei molto plasmabile, è un avvenimento così rivoluzionario, perché veramente fu rivoluzionario. E questa si può guarda, io te la lancio, abbiamo 18 secondi per annunciarla. Allora, come si dice? Come si fa in radio? E si fa, ragazzi, signori e signori, abbiamo Adriano Celentano in
24.000 baci! In diretta, per voi e solo per voi, su Radio Cigliano! Mamma mia, ragazzi! 24.000 baci! Beh, vabbè, io immagino veramente che no. tutto azzerato, tutto da rifare dopo questo. No, fu una cosa che se ne parlò poi per giorni e giorni, per mesi, perché naturalmente noi eravamo innamorati, tutti i bambini come me e i miei coetanei, a imitarlo nei gesti, perché sai, allora io non sapevo che stava un po' imitando Jerry Lewis, certo, nelle mosse, no? Poi dopo l'ho capito. Per me era un movimento talmente pazzo, talmente folle, che il giorno dopo tutti eravamo lì a ballare, a cercare di ballare come faceva lui. Era quasi coetaneo all'epoca, perché era giovanissimo. Credo che avesse 18-19 anni, sì. Non credo di più, veramente. Beh, forse del sì, 61, mi sembra, non lo so esattamente quando è Morandi, però. Morandi c'è. Centano, scusami, non ti sbaglio tutti i nomi. Vabbè. Ha preso la pippa. La pippa nera. Morandi in 24.000 baci. No, sì, sì. Ginocchio da te, ce l'hai già. Però lui veramente. Questo è stato un po' uno sconvolgimento come i Beatles, subito dopo, l'anno dopo, hanno fatto nel panorama della musica mondiale. Sì. Hanno portato dei canoni, dei movimenti, degli acconciature, degli outfit, dei vestiti che erano impensabili 20 minuti prima. Sì, assolutamente, però guarda, ti assicuro che Celentano fu più, per me e per quelli della mia generazione, più sconvolgente dei Beatles, proprio sul piano dell'immagine, capito? Non tanto sul piano musicale canoro, ma sul piano dell'immagine, portare in televisione fu come un pugno sullo schermo, un pugno arrivato sullo stomaco, tant'è vero che le persone, quelle adulte allora del momento, erano scandalizzatissime. Sì. Non era accettabile una cosa del genere. Gino Latilla, erano stati tutti veramente delle bravissime cantanti, per tutti carità, bravi, per con carità, delle bellissime voci, ma erano tutti impalati. Tutti come se avessero un palo legato. E lui ha dato il via, poi sono partiti tutti gli altri, poi Modugno, poi sono arrivati tutti, ovviamente. Però insomma, la Mina che partita. Io immagino veramente come uno abbia vissuto questo momento, cioè come una rivoluzione. Sì. Forse è stato il primo 68 italiano. Sì, assolutamente. È stato in quel momento, veramente. È vero, grande. È vero, ci piace conoscere anche un po' gli aneddoti di Luca, perché fa parte la cultura musicale, la musica, quello che uno ha dentro, fa parte veramente dell'essere, secondo me, di ognuno di noi. Torniamo in diretta anche sulla radio, dove potete ascoltare le canzoni pulite senza le nostre chiacchiere. Basta che scarichiate l'app Radio Cigliano. Tu mi hai portato alla follia con 24.000 baci, muovendosi in quella maniera. Cioè, veramente, stiamo parlando di delle cose con le gambe incredibili. Poi, super molleggiato, non hanno chiamato così ma buon motivo, insomma, perché era veramente folle. 24.000 baci, Adriano Celentano e non Gianni Morandi, come ho detto nei fuori onda, andatevi a ripescare se siete sulla radio, perché ho detto una gran cazzata. E in diretta su Radio Cigliano, il primo brano che Luca Biagini ha portato stasera, per conoscerlo, un po' marzullesco voglio diventare, per conoscersi e per fare notte insieme su Radio Cigliano. 21:42, sempre in diretta, sempre su Radio Cigliano. Allora, Jackie, la Lufong di pallottole cinesi con Jackie Chan e Owen Wilson, chi se lo ricorda? Vedi, ti danno delle. Questa era giapponeseggiante, cineseggiante. Lufong. Sonny, mi dispiace, ma come si fa qui? Io sono mortificato perché vi devo deludere. Pallottole cinesi con qua c'è un altro Sasha che dice ci racconti l'esperienza nella quinta stagione in RIS, dove avevi il ruolo di un professore chiamato Giacomo Adler. Questo me lo ricordo bene. Questo te lo ricordi? Questa sì, è un'altra cosa. Era che uno psicopatico, ragazzi. veramente era uno psicopatico. Però divertente da fare. Sì, per un attore quando fare i cattivi, gli psicopatici, è molto divertente. Ma questo era un vero, praticamente quasi un nazista. C'era uno che fecondava, sceglieva delle donne bellissime, le fecondava artificialmente con il suo seme. Si può dire seme? Puoi dire tutto quello che vuoi, se Radio Cigliano. Lo so. E per creare una razza di super geni, super intelligenti. Quindi naturalmente faceva delle operazioni di violenza estrema su queste donne, e un po' era Anthony Hopkins del silenzio degli innocenti. Un po', perché aveva questo rapporto ambiguo con la
la terapeuta con la psicologa criminale che andava a indagare su di lui, a parlare con lui in carcere, e quindi c'era un rapporto quasi seduttivo di lui nei suoi confronti, insomma un po' lo ricordava, e io naturalmente mi sono un po' ispirato al grandissimo Anthony Hopkins. Come ci si prepara psicologicamente proprio un personaggio di questo tipo? Cioè, ti dicono è cattivo, leggi la sceneggiatura, hai tutti gli elementi per poter iniziare il tuo percorso attoriale. Ma come ci si prepara proprio? Perché uno non è nelle tue corde ovviamente, quindi è una cosa che devi costruire, che devi mettere, hai detto un po' forse ispirandosi a Hopkins, ma poi anche come? Ma guarda, un po' naturalmente la mia faccia aiuta, no? Nel senso che a dispetto di quello che sono io nella vita, non credo di essere una persona né violenta né cattiva, né, cioè mi reputo una persona addirittura tra virgolette dolce, insomma, diciamo, senza esagerare, però sono una persona amabile, tollerante, quindi sono, e posso confermare, non sono attaccabrighe, non sono rissoso, non sono polemico, insomma, sono tutto il contrario dei personaggi cattivi che mi fanno fare spesso. Ecco, però devo dire la verità, forse è quella parte di te che comunque tu, ognuno di noi è buono e cattivo in qualche maniera, in quantità più o meno, in questo caso, insomma, voglio dire, minima forse, minima, sì. No, però ognuno di noi ha qualcosa di negativo dentro di sé, delle ombre, no? Una parte oscura, e quindi uno va a pescare in questa parte oscura. Poi che cosa avviene? Avviene che anche nelle cose drammatiche o nelle cose dove appunto devi fare un cattivo terribile, devi trovare, per me, per quanto mi riguarda come modalità, il gusto e il divertimento di giocarci con questo materiale. Cioè, l'attore deve giocare anche quando fa il cattivo o fa personaggi drammatici, paradossalmente sempre si deve divertire. Cioè, quella cosa degli americani, un po' della scuola americana del metodo, no? Che uno si deve immedesimare, e quindi se il personaggio soffre, che è morta la mamma, deve soffrire come se veramente ti fosse morta la mamma. Io a questa maniera di fare l'attore non ci credo tanto. Poi ognuno è libero di trovare la propria strada, no? Certo. Però la scuola inglese, per esempio, ci sono grandissimi attori, sono totalmente distanti da questa maniera americana di intendere questo mestiere. Quindi ci sono tante modalità di fare questo lavoro. L'importante è che tu sia credibile e il personaggio viva in maniera spontanea e naturale, che tu ci creda, insomma, sì, a quello che vedi. E per me il segreto è quello di trovare la chiave per divertirsi anche facendo personaggi sgradevoli. È bello, sì, diciamo, è giusto. Così. Perché poi, come dico sempre, in inglese recitare e giocare è la stessa parola, anche in francese, anche jouer, in spagnolo, capito? Quindi esatto. Comunque noi abbiamo questa lingua strana che usa tanti, però poi uno deve giocare quando recita, deve essere un gioco, assolutamente, no? Sì. Serio, sì. Lavorando, facendo bene, facendo il massimo. Io dico sempre come i bambini, no? I bambini quando giocano sono serissimi. È vero, sì. Non è che loro, quando fanno il personaggio, si affidano a tu fai questo, tu fai quest'altro. In quel momento lì si calano in quello che devono fare e non possono imbrogliare. Se qualcuno deroga dalla cosa, si arrabbia. Si arrabbia perché certo. Tu le regole devi rispettare, sennò finisce il gioco. Ed è un quindi po' anche il nostro mestiere. No? È il nostro mestiere. È vero. Che bello avere tutti questi insight. Dove siete? Siete là. E che bello avere tutti questi insight che ci sta dando Luca, che ci dà veramente il cuore, e c'è tanto. Cuore tanto anche nel nostro lavoro. Sì, ci deve essere, sì, sicuramente tanto cuore, e soprattutto c'è questo abbandono, diciamo, che bisogna cercare di essere liberi quando... È vero, forse anche un po' incoscienti. Anche un po' incoscienti, vero, un sì, pochino sì. Un po' di coscienza, bisogna buttarsi senza rete, e quindi rischiando anche di sbagliare, perché poi l'errore è quello che ti permette di capire meglio come poter migliorare, come poter fare, come cosa devi cambiare. Cioè la macchina che non sbaglia mai non appartiene al nostro mestiere. Certo. Se si diventa delle macchine, secondo me non si fa bene il nostro lavoro. Poi certamente la tecnica ci vuole, il mestiere ci vuole, quello aiuta tantissimo, ma tu non lo devi esibire. E poi io anche ti dico un'altra cosa, che cerco sempre anche nel doppiaggio, sono uno che sbaglia tantissimo, non me ne preoccupo, cioè non sono, non lo so, nel senso che
quasi a volte rischio l'errore, perché preferisco tramite il rischio cercare di essere il più spontaneo possibile, il più naturale possibile. Arrivare al limite. E io spesso lo supero questo però poi se non ci arrivi non lo superi. Se sei tutto inscatolato. Esatto. Io preferisco sbagliare uno, due, tre volte, quello che mi è consentito, poi a un certo punto mi dico, basta. Adesso abbiamo sperimentato, visto dove è il limite, facciamo un passo indietro. Indietro, non rompere le scatole. Però poi anche questo, no? C'è tanta gente che dice, sbaglio. Non faccio buona la prima. Ma buona la prima? Ma di che? Ma che ce frega, capito? Buona la prima è a teatro. A teatro è buona la prima. Non può fare diversamente, per forza. Ma no, in doppiaggio assolutamente no, in cinema lo stesso. Cioè, chi crede, e purtroppo questo è un problema che si è, lo sai meglio di me, che si è creato in questi ultimi anni, questa angoscia di essere subito bravi subito efficaci, e non si può essere subito bravi. Io, insomma, i grandi direttori con cui ho lavorato nel passato mi hanno insegnato questa cosa, per esempio, che dovevo proprio andare a rischiare, cercare sempre il limite e non aver paura di sbagliare, perché la verità non la trovi così non te la regala nessuno. Ma tra l'altro nel doppiaggio noi siamo in teatro, la provi, la scavi, la risotterri, la riscavi un'altra volta. Nel doppiaggio noi lo vediamo e lo facciamo, cioè è anche molto immediato come recitazione. Poi, per esempio, un'altra cosa forse può interessare pure, no, non lo so, però preferisco, per esempio, io provare, sto parlando del cinema, dove c'è più tempo per fare, per lavorare, per approfondire. Nel televisivo questo non si è può fare, però preferisco provare magari 3-4 volte di più, anche sul sentendo l'originale, e poi dopo, quando io ho capito, credo di aver capito un po' tutto quanto, incidere subito senza fare prove. Quindi la muta preferisci ascoltare? Io preferirei non farla muta. E differiamo io e te, perché io invece ho bisogno della prova muta. Io ho bisogno della prova muta. Io invece cerco di capire tutto, magari appunto ne vedo una volta più di una volta o due più di te, forse. Certo. La vedo una volta in più, cerco di prendere dei riferimenti e me li segno sul copione delle cose, e poi dopo mi butto. Perché poi a volte succede che, e questo però forse succede anche a te, che il fonico ti frega e sulla muta ti incide. Sì, è vero. Ti incide nel senso che tu pensi di fare una prova e il fonico furbescamente incide, e sai che quasi sempre se non ti sbagli, è la migliore. Io dico sempre, voi se volete fate quello che volete, incidete. Per me è prova. È prova, va bene. Per me è prova. Poi se voi volete incidere, perfetto, fate quello che volete, e se è buona, ovviamente, se il direttore, il fonico, l'assistente decretano che però è buona. Però cosa succede? Psicologicamente succede che quando tu sai che stai provando, sei leggermente più libero, perché non hai il problema che devi non c'è sto rosso che ci rompe le palle, e non c'è se sbagli è una prova. Invece con il rosso, anche se puoi permetterti di sbagliare, però leggermente ti metti in una condizione di leggerissima tensione, che può far perdere quell'efficacia, quella naturalezza, diciamo. Infatti, guarda, era buona la prova, è buonissimo, non la rifare, va benissimo così. Quindi questo può succede. Altro che succede, sì. È anche bello che a volte ti rubino la prova, e che tu, mentre fai la prova, dici, porca miseria, chissà se la riesco a rifare di nuovo questa. L'ho presa, riuscirò a rifarla. E invece te l'hanno registrata, e quindi è figo. In quel caso, veramente, tanto di cappello ai fonici che si fanno un bel mazzo, perché poi incidere le prove non è semplice, perché vuol dire che il fonico non ha un attimo di pausa. Tra quando smonta l'anello precedente, remonta quello successivo, già sta incidendo, quindi c'ha solo il passaggio sonoro, diciamo, che è la sua pausa. Sono cose un po' tecniche, che vi fanno capire un po' diteci, vi state rompendo. Ma guarda, non credo proprio, ci sono così tanti messaggi. Dovete dirlo, Allora, secondo me formidabile nel doppiare Harrison Ford in Una donna in carriera, perché uno dei pochi casi in cui un doppiatore che deve occuparsi per la prima volta di un attore da anni doppiato da altri in un binomio voce-volto di livello perfetto, e non solo risulta armonico, ma nella fattispecie riesce a far dimenticare l'episodico cambio di voci
tanto illustri. Questo è bello. E poi continua. Ha scritto un saggio il nostro Emilio. Emilio, bravissimo, bravissimo. Ma ti ringrazio di questa, di questo rilievo e di questa piccola recensione che fai, perché per me fu il primo grande doppiaggio di un personaggio, di una star internazionale così importante, perché avevo già, era già diversi anni che facevo questo, questo lavoro, e avevo già fatto protagonisti in film un po' di nicchia, magari d'arte, questi, però un film, un blockbuster così importante non l'avevo mai fatto. E io con il direttore, era il grandissimo Mario Maldesi, un grandissimo direttore con cui avevo già lavorato, facevo tanti personaggi, magari dei caratteri degli antagonisti, dei coprotagonisti, ma mai un protagonista. Poi lui mi sentì fare un personaggio, un protagonista con Susanna Iaricoli, no? Che era un'attrice e direttrice, che era una sua collaboratrice, e lui venne a salutarci e si mise un attimo a ascoltare. E allora disse, ma sai che, no, sai che io adesso c'ho un film e ti faccio fare questo film. E che cos'è? Dico, Harrison Ford in Donna Carriera. E io rimasi, sì, veramente di sasso proprio. Di sasso, perché per me era inaspettata questa cosa, e in più mi mise un po' di agitazione, perché comunque era un grande attore, doppiato benissimo da altri colleghi, però questo era un film, era una commedia, mentre in genere, diciamo, Harrison Ford era l'eroe, quindi l'eroe positivo, certo. Un film d'azione, quindi c'aveva bisogno di una voce un po' più profonda, un po' più eroica, diciamo. Io magari non sono così eroico, però sulla commedia, magari su un film così, così dolce, così leggero, così romantico, mi sembra che ci stavo bene, però mi sono impegnato tantissimo, ho fatto doppiaggio verità, io vi dico solo questo. Aspetta, che piccola, vuol dire questo, ero talmente preoccupato di far bene, cercavo di dare il meglio di me stesso, che a un certo punto Harrison Ford sale le scale con Melanie Griffith in braccio. Allora, così, sai, quelle cose che si fanno quando si è, si vuol tentare qualche cosa che... Di nuovo, forse, anche se... Che poi nel doppiaggio non serve a niente, nel senso che nessuno lo avverte. Però io l'ho fatto, e forse a qualcosa potrebbe anche essere servito. Cioè, io mi sono incollato una signora assistente che non era proprio una piuma. Non come Melanie Griffith. Non era Melanie Griffith. Era un'assistente molto simpatica, ma leggermente cicciottella. Me lo sono presa in braccio, e facendo finta di salire le scale ho fatto tutta la scena con questa persona in braccio. Un culo pazzesco. Però io mi sentivo molto ispirato da questa cosa, capito? Perché in quel momento dico, beh, sto facendo una cosa figa, insomma, no? E poi dopo ho imparato che si poteva fare a meno benissimo, sì, tranquillamente, tranquillamente. A me quando mi dicono vai, fai un giro di corsa intorno alla sala e poi fai l'incisione, fatta, e poi chiami 118 e ce l'hai un defibrillatore, perché io muoio praticamente. Ma la sai quella storia? Forse l'hanno saputa. Qual è? Quella aneddoto meraviglioso di Dustin Hoffman e Laurence Olivier nel Maratoneta? No, non lo so, dimmelo. Bellina. Allora, Dustin Hoffman è un grandissimo attore americano della scuola che si diceva prima, quella strasbergiana dell'immedesimazione del personaggio, e Laurence Olivier, il dio della recitazione inglese classica, accademica, però un grandissimo attore. E avevano delle scene insieme, però in maniera particolare Olivier osservava questo giovane attore americano, che un punto si chiama Maratoneta, che doveva fare molte scene di corsa, quindi doveva correre. E allora qualche scena, appunto, come dicevi tu, gli dicevano, lui stesso cominciava a correre per prepararsi prima del ciak, per avere il fiatone giusto. E allora dopo un po' lo guardava, Olivier era... Lo guardava strabiliato con gli occhi. Allora, a un certo punto non ce l'ha fatta, l'ha fermato e gli ha detto: ma senti, Dustin,
ma non faresti prima a recitare? E io la trovo bellissima. Perché proprio le due scuole, sì, due scuole, opposte, due mondi che si scontrano, due universi paralleli. Esatto, veramente due universi paralleli. Un saluto al mio illustre conterraneo Luca Biagini, dice Andrea, indimenticabile oltre che per John Malkovich, anche su Michael Keaton nell'intramontabile Batman, l'abbiamo detto. Okay. Allora dobbiamo salutare anche Franca Bonino che ci Franca sta Bonino, grandissima Franca, un saluto particolare Franca. A Franca Bonino che ci segue sempre con tanto amore e con tanto affetto. Allora, beh, lasciamo, abbiamo letto anche qualche messaggio. Io voglio farti vedere un composite che ha fatto il nostro amico Vincenzo. Ti ha messo insieme a un po' di locandine di film che hai fatto. Guarda che roba. Io lo voglio questo. C'è Batman, Il discorso del re, The Abyss, Appalusa, Red, Allarme rosso, Vice e Il caso Spotlight. Bellissimo. Lo posso avere questo? Questo te lo mando su WhatsApp. Grazie, grazie. Questo te lo mando sicuramente. Vedi la tecnologia, bellissimo. Sarai nel WhatsApp di Luca WhatsApp, a breve. Grazie, grazie dopo Vincenzo, grazie. 21:59 in diretta su Radio Cigliano, questo è Dopo Cena con Luca Biagini questa sera, e adesso il secondo pezzo che mi porti di musica. Quale scelgo? Quale carico? Che numero metto? Allora, io metterei il 5. Il numero 5. Oh, è un altro pezzone questo, sì. Questo è tutto l'opposto di 24.000 baci, sì, questo sì. È proprio mollicone, romantico. Però con dentro una capacità di fare poesia con parole molto semplici. Questo grande cantautore. Grandissimo. Grandissimo cantautore che io amo e ha scritto delle meravigliose canzoni d'amore, soprattutto d'amore, devo dire la verità. E quello che mi affascina è la capacità di creare delle melodie molto belle e con delle parole così vere ma così semplici e così poeticamente efficaci che è raro trovare questa semplicità e questa profondità e questo romanticismo e queste melodie meravigliose. Possiamo dirlo? Lo diciamo, te lo lancio anche, dire. Guarda, 12 secondi. Signori, questo è il grandissimo Gino Paoli in Sapore di Sale. Su Radio Cigliano. Sapore di sale. Bello, bello, bello. È bella anche la radio, sì, perché c'ha, c'ha tutti dei tempi, delle cose. Devo dire questo, che naturalmente la mia scelta musicale è legata alla mia, diciamo, preadolescenza, adolescenza e prima gioventù, che poi sono gli anni, i 10 anni della vita, dai 10 ai 20, dove succedono dentro di te tante di quelle cose tanti cambiamenti che poi non ci sono più dopo, che poi dopo sì, forse da 20 ai 30 ancora ci sono anche tanti cambiamenti, però insomma quelli fondamentali secondo me sono il momento del terremoto, del maremoto, dello tsunami, poi dopo diventa un po' tutto più visto e vissuto. Sì, poi dopo segui un percorso che già in qualche maniera hai scelto, o perché hai scelto magari una facoltà, una scuola, una professione, allora poi dopo devi lavorare per migliorare, per crescere quella professione, ma i primi dai 10 ai 20 anni tu devi costruire chi sarai, come sarai, cosa vorrai, e quindi poi le tempeste ormonali, ragazzi, quelle sono un disastro. Io queste canzoni che adesso ascoltate qua, soprattutto queste canzoni, diciamo, d'amore, romantiche, sono legate alla mia adolescenza di ragazzo imbranato. Un ragazzo imbranato che non ne beccavo una. Tutte quelle che mi piacevano avevano sempre il pischello, quello figo, quello più yeye, bello, simpatico, accattivante, capito? Magari un coglioncello, però sì, comunque infatti, probabilmente comunque sì. E io rimanevo sempre al palo e quindi ero straziato da queste cose, da queste delusioni amorose, e allora mi attaccavo al romanticismo di certe persone. Ma Luca Biagini, come è arrivato alla recitazione? Perché è un percorso che non è comune. No, poi ti dico, io sono nato in un piccolissimo paese di 300 persone in mezzo alla campagna della provincia di Siena, nelle Crete Senesi, che è un posto meraviglioso, però è un paese piccolo dove
prevalentemente fino a tutti gli anni 50 erano contadini. Certo. Io non sono figlio di contadini, ma sono cresciuto in mezzo a quel mondo, quindi ho respirato il mondo contadino da fino a 20 anni quasi. Quindi era quasi nessuno, io credo di essere l'unico, forse un altro se n'è andato via da quel paese, perché è talmente bello questo posto, si vive talmente bene che nessuno se ne vuole andare. Aspettami un secondo che torniamo in diretta anche sulla radio e la domanda la continuiamo ovviamente anche in radio. Ricordatevi, scaricatevi l'app Radio Cigliano. Gino Paoli, Sapore di Sale, è il secondo disco che porta la vostra attenzione, alle nostre orecchie e al nostro cuore ovviamente. Luca Biagini a Dopo Cena Con, oggi 16 maggio 2018. Nei Fuori Onda stavamo parlando di come è nata la passione per la recitazione. Sì. Perché questa è una passione, non può essere un lavoro, nasce come una strada che proprio ti vai a capare, che ti vai a cercare. Devo dire la verità, una delle cose che sapevo, da ragazzo, non sapevo che avrei fatto l'attore, però sapevo quello che non volevo fare. Che era? Tutto il resto. Cioè, quella era proprio l'unica strada, l'unica possibile. Non era così in realtà, però sapevo che non volevo fare l'impiegato, sapevo che non volevo fare un lavoro d'ufficio, sapevo che non volevo avere orari fermi, chiusi, non volevo fare tante cose. E allora poi l'insegnante non lo volevo fare, ma a quel punto l'altra alternativa, proprio però nella primissima adolescenza, era quella di fare il pilota di aereo, pure quello bello fantasioso, oppure fare l'accademia navale, avevo queste cose, oppure il pilota di moto, diciamo. Io sempre un po' di avventura, cioè sempre l'avventura, mi sono sempre immaginato sin da bambino l'idea di viaggiare, di vedere il mondo, di fare esperienze sì forti, avventurose. Quindi poi alla fine è successo che il teatro al liceo ho cominciato un po', diciamo, a frequentarlo come spettatore, poi insieme ad altri amici cercando di mettere insieme qualcosa che potesse essere uno spettacolo. E poi arrivò nel 66 o 67, quindi tantissimi anni fa, un gruppo teatrale fondamentale nella storia del teatro di quegli anni, un gruppo americano che si chiamava Living Theatre. Living Theatre è stato un gruppo rivoluzionario, poi dopo magari ne parliamo, che erano degli hippie scatenati e portavano tutto un modo di far teatro gestuale, corporale. Quindi loro recitavano quasi sempre mezzi nudi. Era tutto un lavoro, per l'epoca era una cosa folle proprio. Tu, io ti dico, io li ho visti al Teatro Rinnovate di Siena, un teatro all'italiano con i palchetti, tutto quanto, e loro fecero uno spettacolo sulla guerra del Vietnam, e praticamente lo spettacolo finiva con tutti i corpi accatastati l'uno sull'altro davanti sul palcoscenico a formare una collina di cadaveri, ma il loro corpo era talmente addestrato che riuscivano a rendere perfettamente questo percorso dalla guerra al combattimento, alla morte e a questa montagna di cadaveri, e strisciavano in mezzo al pubblico tra i palchetti, cioè una cosa per quegli anni sconvolgente, impensabile. E io andai dietro le quinte a 17 anni e c'erano mogli, figli, fumati, marijuana, a go-go, cioè erano proprio tipici hippie americani degli anni 70. E io gli dissi, io vorrei venire con voi, potrei. mollo tutto e vengo. Ero al liceo, mollo tutto e vengo con voi. E allora mi disse, no, veramente, guarda Luca, che... abbiamo già tanti casini noi con la polizia, che se tu c'è, insomma, un rapimento, praticamente l'avrei messi nei casini ancora più di quanto, perché erano controllati a vista. E quindi però questa cosa mi emozionò talmente tanto che dissi, vabbè, questo sarà, cercherò di fare questo. E così poi dopo, appena andato a lettere, mi sono iscritto a lettere a Firenze, alla facoltà di lettere, ho cercato subito un gruppo teatrale con cui cominciare a fare questo mestiere. Non ho mai fatto una scuola,
non ho mai studiato nulla se non quello di battere il muso o la testa in palcoscenico con le difficoltà, e quindi imparando sulla mia pelle. Bravo, con tante difficoltà, ma con una cosa che per esempio oggi nel doppiaggio diventa sempre più complicata, cioè quella di andare a rubare il mestiere a chi questo mestiere lo sa fare, sì. Che questo è fondamentale, cioè non sei autoctono, non hai tutto dentro, cioè hai una sensibilità a qualche cosa, ma poi vedi anche come risolvono le cose le varie persone, e quindi questo ti aiuta a trovare la tua strada, a incanalarti e poi devi anche metterti in gioco, nel senso che lavorando, sbagliando, ripeto, facendo che uno capisce cosa deve, qual è la linea giusta da intraprendere, finché tu puoi rubare e devi rubare dagli altri, perché questo mestiere si ruba prevalentemente da quelli bravi, da quelli che tu prendi come modello, che ti piacciono, ti entusiasmano, però finché non ti metti in gioco tu personalmente non riuscirai mai a capire quali sono le vere difficoltà, e quindi questo tornando al doppiaggio, io ho molta tenerezza, mi fanno molta tenerezza questi ragazzi giovani, alcuni magari talentuosi, che però hanno tantissima difficoltà, oggi è proprio tante difficoltà a mettersi in gioco, insomma. Ma tu quando hai cominciato a fare doppiaggio, hai per un certo periodo, che ne so, assaggiato l'aria della sala di doppiaggio, ascoltato colleghi che lavoravano, o sei subito stato catapultato all'estero? È successo questo, che io facevo già l'attore da 10 anni. Nel 77 andai a seguire un turno di doppiaggio con un regista di cinema che dirigeva alla CVD, era, non mi ricordo bene quale fosse, però comunque un grande regista, tipo Zurlini, Valerio Zurlini forse era. E seguì questo turno di doppiaggio con professionisti super professionisti, bravissimi, addestratissimi. Allora si lavorava tutti insieme, erano 5-6 colleghi, insomma, doppiatori al legio. Io seguì per 3 ore e non ci capì niente. Non si capisce niente la prima volta. Non ci capì niente. Io dico, ma non avevo, loro già incidevano e non avevo capito chi parlava, quando parlava, in che momento, quando cominciavano. Quindi io ho finito il turno, uscì dalla sala dicendo, questo non è il mestiere per me. È troppo. No, non ce la potrò mai fare. E infatti l'ho lasciato, io per 3 anni non ho più pensato al doppiaggio. Poi la fortuna, insomma il caso, la fortuna ha voluto che io dovessi doppiare me stesso in uno sceneggiato poliziesco italo-francese, e doppiando me stesso, come direzione c'era Cigoli dietro, il grande Emilio Cigoli, mamma mia, mamma. La voce di John Wayne, tanto per far capire ai nostri ascoltatori chi era questo grandissimo doppiatore. Una voce mitica, incredibile, storica. È storica. E lui mi fa finire tutto il mio lavoro, il doppiaggio. Poi mi sento da regia schiacciare il pulsante all'interfono. Biagini vuole venire in regia un attimo, per cortesia. Dico, sì, certo, signor Cigoli, vengo subito. Vado in regia, dice, ma lei, Biagini, ha mai fatto doppiaggio? Dico, signor Cigoli, no, non l'ho mai fatto. Le piacerebbe farlo? Dico, sì, certo che mi piacerebbe, soltanto che non saprei proprio come cominciare, non si preoccupi, ci penso io. Che bello, cioè questo è un bigliettone da visita, ma fu poi non solo lo disse, che magari si poteva dire poi, invece certo. Fu coerente di lui parola. Dopo una settimana di parola, dopo una settimana mi chiamò e feci mi ha detto subito un personaggio abbastanza difficile, con un leggero accento indiano, insomma era tosto, però io andai bello cazzuto, bello a chiappa strette, così, non sai, con l'adrenalina, e feci bene, andò bene, tutto contento, anche Cigoli era tutto, insomma, così era soddisfatto di questa, vedi che allora ho visto bene, e quindi io ero felicissimo. Dopodiché, seconda puntata, mi chiama dopo 10 giorni e mi dice, Biagini, le vorrei assegnare un personaggio di un certo rilievo. Dico, grazie, però purtroppo sono in teatro in questo periodo. Ah, ho capito. E quando torno tra un mese,
non si preoccupi, l'aspetto. No, cosa che adesso è impensabile. Adesso sei sostituito, se non puoi. Puoi venire alle 9? No, no, non puoi, devi andarlo a fare un altro. E quindi lui aspettò un mese, perché si poteva, in quegli anni lì si poteva. E quindi io andai, però, con un atteggiamento completamente opposto dalla prima volta. Cioè, andai come se io fossi già padrone del mestiere, capito? Un super professionista, già ormai per me il doppiaggio era una sciocchezza. E lo mastico, cosa l'ho già fatto, benissimo, sono stato avuto dei complimenti. E quindi sono andato lì scarico, completamente scarico, come un coglione, scusate, ma proprio da un coglioncello. Sono arrivato lì, fresco, stupidello. Primo anello, non azzecco niente, scivolo, non becco il sync, e qui mi prende un piccolo allarme e dico, porca, che succede? Allora non sono così bravo come mi sembrava di essere. Allora no, cavolo. E allora a quel punto ho cominciato ad andare nel panico. E insomma, praticamente, più andavo avanti e più sbagliavo, più facevo casino. Insomma, alla fine sudato, un disastro. ho portato a compimento il turno non so come, ero sudato fradicio e ho fatto un lavoro mediocrissimo. Me la sono salvata così proprio perché mi hanno voluto bene. E allora finisce il turno, Cigoli mi chiama e dice, Biagini, venga un attimo qua da me. Dico, sì signor Cigoli, mi scusi, abbia pazienza. No, lasci stare le scuse. Le dico questo, signor Biagini, perché ci davamo del lei sempre. Allora, lei potrà fare doppiaggio, ma ci vorrà tempo, molto tempo. Fighissimo. Però, però che bello, che belli aneddoti, veramente. Bellissimo. Che belle cose, eccezionali. Sono le 22:15 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Luca Biagini, ed è il momento della... Interpretiamo una canzone. Come voi sapete, io faccio sempre una sorpresa ai miei ospiti, perché scelgo per loro una canzone e poi chiedo a voi che siete su Instagram di decidere come il nostro ospite dovrà interpretare questa canzone. La canzone che ho scelto oggi è una canzone importante, perché è una canzone del 1994. Due anni prima c'era stata la strage di Capaci e ovviamente anche la strage di Via D'Amelio, e Giorgio Faletti volle fare una canzone, la sentiamo adesso in sottofondo, che fu una portata al Festival di Sanremo del 1994, che fu una grande denuncia della difficoltà in cui i carabinieri si trovavano in questo momento, in cui stai sull'autostrada a 100 all'ora e ti esplode un muro di asfalto, ti viene addosso e rimetti la vita, oppure quello citofono alla madre e scoppia tutto e tutti dilaniati, perché la sfida della mafia era importante in quegli anni. Io ho scelto quindi Signor Tenente di Giorgio Faletti, che stiamo sentendo in sottofondo, e ho chiesto a voi di Instagram come avesse dovuto recitarla Luca Biagini, e vi ho chiesto di scegliere fra Severo e Disperato. La scelta è caduta, secondo me, giustamente in questo momento, ma non lo sapevate neanche voi quale fosse la canzone, è stato Severo. Quindi adesso ti do. Ci stiamo ascoltando questo gran pezzo, secondo me veramente un gran pezzo di Giorgio Faletti del 94. Adesso noi l'abbiamo ascoltato e lo sappiamo, io ti metto una basetta giusta per te, la telecamera se vuoi è quella di fronte a te, e ci ascoltiamo Luca Biagini che recita Signor Tenente di Giorgio Faletti con fare Severo. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che si bruciava. La provinciale sembrava un forno. C'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio. Di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che han fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che a volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette, e siamo stanchi di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare
per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù. E farla scendere è una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente. I brividi. I brividi. Luca Biagini a Dopo Cena con un'interpretazione da urlo, veramente. Poi vabbè, questa è una denuncia, vabbè. Una cosa, le lacrime, i brividi. Signore e signori, che devo dirvi? Questo è il motivo per cui io faccio questa trasmissione, per avere queste emozioni e condividerle con voi. 22:19 in diretta su Radio Cigliano, sempre a Dopo Cena con. Ci sono dei nostri amici che hanno mandato il loro controselfie al 3287948796. Sasha da Zurigo, ci sta seguendo da Zurigo, ti vede insieme a questi tre bella compagnia. C'è Michael Keaton, c'è Stephen Lang e c'è Hugh Laurie. Ti vede bene. Belle cose. Mentre vediamo chi altri ci ha mandato sempre un controselfie. Nicola da Quartu Sant'Elena in Sardegna ci ha mandato il suo controselfie con gli auricolari. E io vi dico che se ci ascoltate con gli auricolari anche dal vostro telefonino, avete un'esperienza simile a quella che noi abbiamo in questo momento, cioè di completa sei dentro immersione certo. Nel flusso radiofonico. Quindi mi raccomando, ascoltatelo. E poi ne ho preparato un altro, vediamo se lo riesco a tirare fuori. Questi sono i nostri amici da Padova, Matteo, Giorgia e la piccola Anna. Io ricordo sempre che la piccola Anna ha seguito tutta la stagione precedente di Dopo Cena con dalla pancia della mamma e adesso la sta seguendo perché è nata meraviglia. E finalmente se la può godere. Congratulazioni, evviva, grazie ragazzi, sempre qui. Vi ricordo che potete mandare il vostro controselfie al 3287948796. E adesso, terzo pezzo musicale, quale vogliamo mandare? È sempre lo strazio del cuore, l'amore, le delusioni amorose. Quello non, mi hanno mi hanno piagato in quegli anni lì. Ammazzate. E quindi il pezzo numero 4. Yes! Io sai che questo pezzo non l'avevo mai sentito. Mai sentito. Sai che in Italia ci fu anche un'edizione italiana di questa canzone qua? Fatta dalla Catherine Spack. Dalla Catherine Spack. In italiano. Ma pensa, però questa è... Questa è l'originale. L'originale. Insomma, questa ti ha spaccato il cuore, questa canzone, insieme a tante altre cose. Sì, perché delle parole che dice, praticamente si capisce che tutti... Racconta questa vicenda, insomma, molto adolescenziale, che tutti i ragazzi e tutte le ragazze hanno il loro amore, il loro innamorato, e io invece qui da solo devo restare. Quindi c'è questa malinconia della solitudine rispetto a quando intorno vedi tutti che gioiscono e felici di un amore conquistato. Io te la faccio annunciare 7 secondi esattamente da... Aspetta, 7 secondi da adesso. Françoise Hardy. Tous les garçons et les filles. Bravissimo, hai preso l'intro meravigliosa. E che poi quando radiofonicamente delle cose le devi fare, prendere l'intro è una delle cose che servono per la radio. Buonasera Luca, com'è stato a doppiare Christian Bale in Vice? Oh, questo me lo ricordo, ragazzi. Dai! Ci siamo! Dai! Beh, è stata una bella esperienza, perché tra l'altro vi racconto una cosa simpatica. Allora, hai fatto il provino per fare questo personaggio e cosa succede? Vado al provino, io non chiedo niente, sono un po' stupido in questo senso. No, non nel senso che, allora, un film, il direttore è un grande direttore, Rodolfo Bianchi, non mi dice niente. Io, sei andato al provino senza saper nulla? No, lui mi ha detto, fai il provino su questo. Okay. Allora, vado lì e vedo un attore sessantenne che non conoscevo e dico, mi sono detto tra di me, ma che cacchio è questo attore americano che fa un film da protagonista che non conosco, un sessantenne, ma non è possibile, chi è, da dove viene? Però non mi sono fatta questa riflessione dentro di me, faccio il provino
seguendo quello che fa l'attore, insomma, è così che si fa, no? Tanto poi alla fine tutti i discorsi restano a zero, no? Cioè, nel senso che tu devi cercare di fare il meglio possibile quello che ha fatto l'attore in originale. Ora, certo, io sto semplificando, insomma, però diciamo poi alla fine è quello, no? Dobbiamo metterci a completo servizio, ecco, dell'attore. Dobbiamo cercare di rendere al meglio possibile le intenzioni, le emozioni, quello che l'attore in originale vuole esprimere. Se tu riesci a capire questo, e il direttore certamente ti può aiutare a capirlo meglio, però in sostanza sei tu che ti devi mettere in relazione profonda con lui. Ecco, detto questo, faccio il provino, poi vado a casa. Vado a casa e ero con mia moglie e un'amichetta di famiglia, insomma, una ragazzetta ventenne, poco più ventenne, appassionata di cinema, sa tutto di cinema, di doppiaggio, tutto di quelli che sta uscendo, i film che sta. E quindi mi chiede: ma che hai fatto oggi? Niente, ho fatto un provino, sono un attore americano, però io qualche non so chi, un attore di 60 anni che non conosco, mai visto. Io non... Ma che film è? Ma mi sembra che si chiama Vice questo film. Fa una pausa. È Christian Bale. Dico: ma che stai dicendo Christian Bale? Scusami, lo conosco Christian Bale, lo so come è fatto Christian Bale. Come fa a essere Christian Bale? Quello non può essere Christian Bale. Era un personaggio totalmente, un sessantenne truccato. Cioè, dopo ho capito che era truccato, ma talmente bene che era irriconoscibile. Dice: guarda, no, dimmi un altro attore che fa questo film. E allora. Aspettami un secondo che torniamo in radio. Purtroppo ti devo interrompere. François Sardy, Tu le garçon e le fille, il terzo pezzo. Françoise. Perché François è maschio. È maschio, è femminà. È il terzo pezzo che Luca Biagini porta oggi a Dopo Cena Con. Ma stava raccontando un aneddoto di Vice, del doppiaggio di Vice. Ha detto nei fuori onda che è andata a fare il provino. Il direttore non gli ha detto niente. Ha visto un attore sessantenne che non conosceva, ma non si è fatto più di tante domande. Ha fatto il ruolo come si va a fare i provini, cioè senza chiedersi più di tanto, mettendosi a servizio. Poi è tornata a casa un'amica di famiglia. Una ragazza. Che è molto molto appassionata di cinema, sa tutto di doppiaggio, doppiatori, attori americani, di questi film che escono, che non escono, e mi dice: cosa hai fatto oggi? E dico: Giulia, ho fatto un provino su un attore che io non conosco, un sessantenne, tra l'altro un protagonista di un film importante, un attore sessantenne che non conosco, americano, non capisco chi possa essere, cioè veramente, boh, vabbè. E lei mi dice: è semplice, Luca, come si chiama il film? Vice? Sì, Vice, è Christian Bale. No, dico: no, ma che Christian Bale? Scusami, conosco Christian Bale, non è possibile che sia Christian Bale. Dice: guarda, ti faccio vedere. Prende lo smartphone, va su Vice e mi fa vedere, ed effettivamente era Christian Bale. Ma perché? Christian Bale fa il personaggio in due momenti diversi della sua vita. Nel momento in cui, diciamo, è più giovane di 20 anni, è ciccione, sarà ingrassato di 40 kg. Poi la ingrassano veramente per fare... Sì, lui avrà ingrassato veramente, era diventato così, però la faccia era di Christian Bale, si riconosceva. Poi invece a 60 anni, dopo 20 anni e passa di idee, gli ha fatto un trucco, ma talmente bello, talmente perfetto, che era credibilissimo ed era irriconoscibile. Insomma, quindi è andato a... E allora poi nel doppiaggio del film ho dovuto fare questa doppia, cioè una voce più giovanile quando aveva 20 anni di meno, e una voce invece più arrochita come l'ha fatta lui. Quella è una bella prova, eh? Sì. Prendere un personaggio che cioè, molte volte noi facciamo degli attori e ci riportiamo dietro negli anni, però invecchiamo noi insieme a loro, certo, mentre certo. Invece qui è un invecchiamento repentino, fra vent'anni dopo, e devi cimentarti con una vocalità completamente diversa. Ovviamente li fai in momenti separati, cioè non è che li fai insieme, però è complicato. Poi tra l'altro Christian Bale, certo, io non l'ho mai doppiato in vita mia perché è molto più giovane di me, cioè Christian Bale, no? Quindi, però in questo caso il provino ha decretato che comunque, avendo io una vocalità che per fortuna ancora, insomma, mantiene ancora qualcosa, di la posso invecchiare molto, e comunque denota una certa età, non è una voce freschissima, però la posso alleggerire al punto da essere credibile abbastanza su un attore, su un quarantenne, quarantacinquenne di un certo tipo, certo. Senti, invece ti chiedono: il dottor, io sbaglierò a leggere, Abraham Eskin, Stanley Tucci in Capitan America, come hai fatto a raggiungere quella cadenza tedesca? Perché anche lì
lì è divertente. Noi intanto dobbiamo fare delle cadenze che la russa, quante volte abbiamo fatto le spie russe, abbiamo fatto i tedeschi, gli inglesi, i francesi, a voglia. E lì che cosa devi fare? Qual è il segreto per... Ma intanto devo dire che generalmente quando è un film insomma di un certo livello e deve essere non un tedesco cioè macchiettistico, no? Troppo caricaturale, deve essere abbastanza credibile, in quel caso c'è un lo sai, c'è un consulente tedesco di lingua madre tedesca che sa anche l'italiano naturalmente e che ti suggerisce un po' che come un tedesco che parla italiano, che tipo di come storpia una vocale, come storpia una consonante, insomma ti dà alcune indicazioni e poi un po' ti rifai a quello anche al tuo orecchio, certo, alla capacità certo. di e poi c'è un po' una tradizione, no, che il tedesco va fatto un po' così, cioè quindi senza anche un cliché, certo, c'è anche un cliché che naturalmente in certi film non ti fanno adoperare giustamente, non lo puoi fare macchiettistico, quindi ti viene richiesta una cosa un po' più credibile, magari meno accentuato, con una leggera sfumatura, che si capisca che l'origine, insomma, però... comunque è un lavoro delicato. Delicato perché battuta per battuta, anche parola per parola, anche in parola certi per momenti. Parola. Certi sì, momenti veramente sì, parola sì. per ti sì. segni sul copione. Tu sei uno che scrive molto sul molto, copione. Sì, io scrivo tanto. Sei grafomane, ma ti serve sì. per aiutarti. Io... Questa la apro, questa la chiudo, questa la leggo, questa. Non lo so, io faccio dei segni che... Che capisci solo tu. Che capisco solo io, sì. Certo. Che no, aperto e chiuso, no, grosso modo quelle non quelle le segno. Hai, sì. Più o meno... No, mi segno delle cose stupide, cioè, per esempio, siccome... una cosa che se tecnica, diciamo, che mi riesce di complicato, è quella dei dittonghi, no? Ah. Quando ci sono gli incontri A, O, I, E... Cioè ci sono questi incontri che in genere nella vita tu non le marchi così precisamente, no? Nella vita tu in genere fai delle liaison e quindi la AO diventa, nella vita è permesso. Ciao, capito? Ciao. Te la mangi un pochino, no, la IAO te la mangi un pochino, diventa un po' diversa, un po' sì, più oppure dialettale. Sono cioè. Andato, per dire, sono andato, magari la O di sono quasi viene... Quasi sparisce. Sparisce, se no. Invece in doppiaggio si deve capire, sono andato, è una rottura di coglioni. Cioè, sì, no, è un correttismo, cioè, un ipercorrettismo che c'è solo nel doppiaggio. Sì, nel doppiaggio, però va fatto sentire... E non va fatto sentire in maniera appunto sono andato, se no si fa ridere i polli, no? Quindi devi riuscire a farlo, a diventare comunque che sia credibile. Però a me non mi viene naturalissimo, perché nella vita io non sto a pensare tanto alla dizione o non parlo in pulito, insomma. Ma è meno male, viva Dio, come dico sì, io. Sì, sì, vabbè, però... saremmo degli automi. Lo so, no? Però questo poi alla fine un pochino... Io, infatti, allora cosa succede? Io quando ci sono questi dittonghi sono andato, faccio una lineetta sulla O e sulla A, come dire... Le separi, le vedi separate. Le vedi tutte e due. Senti, sì, il copione è utilissimo, ma questo anche quando reciti a teatro, quando reciti al cinema, ti segni un sacco di roba sul copione. Sì, sì. La carta, ecco, io che sono un grande amante della tecnologia, però il copione di carta non so rinunciare. Bravo. Infatti quando ho sentito che qualcuno voleva fare il sistema francese e togliere i copioni con la banda sotto, io sono andato in panico. Pure io. Perché dove segno io? Dove li faccio i segni? Scusa, che sei fatto? Banda magnetica. Questa roba che scorre, che devi essere un velocista per leggerla, è molto complicata. Mi sembra veramente. Una cosa stupida. Comunque. È molto, vabbè, è una roba francese, loro la fanno in questa maniera da sempre. Sì, hanno sempre doppiato in questa per maniera. Per carità. Noi abbiamo la nostra tradizione che si affonda nel copione, secondo me, sì. Che è importante averlo veramente. E, io ho qui due amici che ci hanno mandato il loro controselfie e uno di questi amici ha fatto una domanda anche abbastanza lunga. Dice, Angelo dice, volevo chiedere al grandissimo Luca Biagini, mostro sacro del doppiaggio italiano, cosa pensa del fatto che nel doppiaggio di oggi non c'è un ricambio importante. A mio parere non c'è un arricchimento di vocalità diverse, si assiste a un'omologazione e purtroppo nel doppiaggio si nota una piattezza, poche timbriche nuove interessanti. Cosa ne pensa il grande Biagini? Questa domanda te l'ha fatta Angelo. O Alessio. Angelo. Angelo. Sì, scusami, Alessio sei tu. Allora, Angelo... C'è un ricambio in questo momento nel doppiaggio? Io, no, io ti dico la verità. Effettivamente è un problema, secondo me.
denuncio una mia mancanza, cioè io avendo un'età abbastanza importante e lavorando ormai tutti separati, ho difficoltà, non conosco i quarantenni, dai 40 in giù non li conosco, è li vedo, li saluto, mi salutano, le facce le riconosco, ma non so come lavoro, non li conosco. Allora, questo non significa niente, però hai ragione, secondo me bisognerebbe che i direttori osassero un po' di più, cercassero di arricchire il panorama delle vocalità. Credo che, però insomma, non è facilissimo perché con il televisivo non ci sono i tempi per insegnare. Quindi cosa succede? Succede che un direttore, io la dico così come la penso, papale, qualcuno si offenderà, qualcuno la prenderà male, non lo so, oppure qualcuno la penserà diversamente da me. Naturalmente il direttore deve consegnare quel prodotto entro le 3 ore, no? Allora che succede? Se non le consegna o se ha delle difficoltà e deve perdere tempo con un attore, non consegna, la società gli fa le pulci, gli comincia a dire ma tu non hai consegnato in tempo, non hai fatto... Quindi c'è un problema anche di rapporto proprio personale. Rapporto personale con la società, con le consegne, con tutta una serie di un meccanismo insomma infernale. Per cui allora il direttore che teme anche per se stesso, per la propria sorte, prima di rischiare su una voce magari interessante, con grandi potenzialità, rischiare per farlo crescere, rischiare però di non finire il turno, va sul sicuro, magari sceglie un attore, tra virgolette, diciamo così, mediocre, non voglio dire questo con un giudizio, certo. È un giudizio così molto garbato, non vuole essere, però per capirsi insomma, potrebbe scegliere una voce più omologata, più simile a tante altre, più poco standard, interessante, forse, standardizzata, sì. Ecco, bravo, standardizzata, però che sicuramente gli fa terminare il turno in tempo, anziché rischiare una voce magari più affascinante, più interessante, più ricca, però più rozza, più ancora tutto con tutte tante cose tecniche da imparare. Quindi insomma questo è un po' il problema secondo me che il doppiaggio sta vivendo in questo momento. Poi nel cinema invece ci vorrebbe un po' più di coraggio, lì dove c'è più tempo secondo me qualcuno magari, però lì scatta un'altra cosa, che devi dare un prodotto inattaccabile, il prodotto finale, capito? Sì, e quindi anche lì nel dare, forse nel cercare di dare un prodotto inattaccabile, ti orienti su vocalità, sonorità e persone che recitano in una maniera che ben conosci, sì, piuttosto sempre, che andarti a fare un salto nel buio. Lo so, però per esempio tanto per tornare a Mario Maldesi, che ha fatto sempre scelte negli anni 80, negli anni 90, ha fatto scelte sempre molto particolari. Lui ha rischiato con porta in Donna in carriera, dove io doppiavo Harrison Ford, Melanie Griffith la fece doppiare a una attrice di teatro, una tra l'altro una cabarettista, una comica, però con una voce interessante, gli fece un provino. Lei ha doppiato Melanie Griffith, e se qualcuno poi, se tu non te la ricordi, vai a sentirla, fece un bellissimo lavoro. Naturalmente sbagliò tantissimo, la fece piangere. C'era tutto il tempo del mondo. Tutto il tempo del mondo, e c'era anche, come dire, un Maldesi feroce perché lei non aveva nessuna esperienza di doppiaggio, nulla. E ha fatto, e quindi in certi momenti era in crisi completa, e lui l'ha massacrata cioè in maniera positiva, ha sì. Pianto però poi alla fine è stato felice, è uscito il prodotto, ha fatto un bel lavoro ed è stato il primo e l'ultimo film che ha doppiato di sua. Non c'è, anche se la coprivano primo... di soldi col cazzo che no, ci veniva, non lo so, chi lo sa, perché... cioè, non so se è per quello, per un altro motivo. Comunque lui è l'unico film che ha doppiato e devo dire però molto bene, bene. A volte succedono queste cose, e Maldesi era uno che faceva tanta sperimentazione. Ma ragazzi tu sai che Dustin Hoffman è in Uomo da Marciapiede, questa storia è molto bellina, perché un Uomo da Marciapiede arrivò, posso raccontare questa? Devi. Forse la sai anche tu questa qua. Raccontala, un Uomo da Marciapiede
fu data a un direttore di doppiaggio antichissimo, antichissimo, cioè degli anni 30, anni 40, tra l'altro un po' anche fascistello, un po' tronfio, cattivo tra l'altro, mi dicono, io non l'ho mai conosciuto, ma era molto cattivo, un certo... possiamo dirlo? Panicali, Lo sapevamo. Grande, è stato un grande doppiatore, per carità, grandissima, grande voce, così, però mi dicono, perché io non l'ho conosciuto, ma testimonianze di persone attendibili, che era un po' cattivello, insomma, diciamo così, un po' cattivello. Allora gli dettero a lui questo film, che comunque era un film rivoluzionario per l'epoca. È stato uno 70, dei grossi punti di rottura. Un grande film di rottura, parlava di un tema dell'omosessualità. Insomma, lui praticamente disse: signor Panicali, ma cosa deve doppiare adesso? Devo doppiare un film di Froci. Questa fu la sua definizione del film, Un uomo da marciapiede. Naturalmente. Per fortuna il distributore, sentite queste parole, gli prese il film e glielo tolse. Immediatamente. Questo è un deficiente. Me lo distrugge questo film. Chissà che cosa fa. E lo affidò a Mario Maldesi. Mario Maldesi ebbe il coraggio di affidare Dustin Hoffman a un signore che in quel momento era un doppiatore... quasi sconosciuto, cioè nel senso che era tanti anni che faceva il doppiaggio, ma facendo i caratteristi, facendo piccolissimi ruoli, e lo fece doppiare a Ferruccio Amendola, cioè un coraggio da leoni, perché tutti erano scandalizzati, tutti i colleghi della CDC, degli altri del consorzio, come è possibile, è un comprimario, è un brusiante, quasi poco più che un brusiante, gli affida questo ruolo così, e il signor Ferruccio Amendola ha fatto un capolavoro con quel film lì, e vedi la sperimentazione dopo. Quindi serve, capito, rischiare. Porca miseria. Io so di Panicali che un giorno Amendola era a un turno, fece una cosa, un quarto alla barriere, un quarto commensale, una cosa del genere. Dopodiché andò da Panicali e disse: signor Panicali, sono andato bene? E lui disse: lei deve cambiare mestiere. Vada a scaricare le cassette al mercato, capito? E poi è diventato Ferruccio Amendola. Quindi insomma, poi però è stato anche... preso nel momento giusto, cioè nel momento in cui c'era un cambiamento totale, per cui servivano delle sonorità che diverse. I Panicali, i Cigoli non ce l'avevano, non le capivano. No, io come dico sempre, se tu prendessi i Panicali, i Cigoli, grandissimi, eccezionali, hanno fatto la storia del doppiaggio italiano, li catapultassi oggi davanti al Legio, sarebbero dei cani sciolti, non riuscirebbero... ti dico questa, perché quando i primi anni che Cigoli mi chiamava a doppiare, no? Allora... ti dava sempre le intonazioni, cioè tutta come la dovevi dire, no? E la dovevi dire come la diceva lui. Allora lui mi faceva: mi ascolti, Biagini, mi ascolti. Allora lo dico io che parlo, parla di una. E farla scendere è una parola. Sente come la sto facendo? Così, parlata, naturale. Io ho avuto un'esperienza identica alla tua e avevo 14 anni con Mario Colli. Identica. Mi cacciò dalla sala, dopodiché finì il turno, mi sostituì, stavo facendo i Walton, te la ricordi, una serie che si fece all'inizio degli anni 80, e mi sostituì completamente e poi andai a fare i cartoni animati e poi da là nacque la mia carriera. Però insomma erano altri tempi. Altri tempi. Tu hai visto veramente voci. Un'evoluzione del doppiaggio, l'hai visto crescere e diventare quello che è diventato oggi. Ma di questo magari ne parliamo più tardi, adesso voglio sentire il tuo quarto pezzo musicale. Oh santo Dio. Lo so, allora, però si assottigliano, prima o poi ne rimarrà solo uno. Allora, allora io direi un altro grandissimo, il numero 3 è grande, sì, grandissimo, e che mi ha aperto un orizzonte diverso, nuovo. Allora prima, diciamo, con Celentano per me è stata la scoperta di una rivoluzione nel gestire il corpo, nel muoversi, nel cantare cose con una vocalità completamente diversa. Insomma, era molto, per un bambino, ripeto, era affascinantissimo e nuovissimo. Poi è arrivato Gino Paoli con il suo romanticismo, però anche lì io mi ricordo quando arrivò a Sanremo,
con degli occhiali neri esistenzialisti, sì, era una cosa che completamente diverso da Celentano, ma era altrettanto rivoluzionario, trasgressivo. Il primo Sanremo di Tino Paoli sembrava Mortisia, che aveva questi occhiali neri, era serissimo, però era una serietà, una cosa, una compostezza che non era quella antica, era una compostezza di una, di appunto di esistenzialismo, certo, francese, quindi di una sofferenza intima, profonda, e la trasmetteva. E quindi abbiamo questa la terza modalità che abbiamo detto è François Hardy, che era per romanticismo, era core, struggimento, era core, così e Fabrizio De André invece era, diciamo, la poesia in musica e la possibilità di sentire nelle canzoni temi, parole, musiche, andamenti, ritmi completamente nuovi, anche se un po' lui si rifaceva, poi questo dopo l'ho scoperto, a Georges Brassens, che è un cantautore francese degli anni 50-60, grandi, che io ho amato tantissimo. Però italianizzava però molto lui. Lo faceva suo completamente, sì, completamente, poi ha innovato, ha fatto un grande lavoro di scoperta di nuove, di nuove possibilità della canzone, vero, nuove possibilità. E allora guardi, io te lo lancio, c'hai 11 secondi da adesso. Eccola qua, e chi sarà se non Fabrizio De André in La guerra di Pierre. Dormi sepolto in bravo non sta guarda. Allora, voi sapete, perché ve l'ho detto tante volte, che io ho qua il monitor con i tempi, le intro, eccetera eccetera. Non la guarda le intro, la prende naturalmente. Tu hai un futuro come conduttore radiofonico eccezionale, veramente. Questo è culo, però, no, ragazzi. No, che culo, vabbè, ti ho detto i secondi più o meno, però devo dire che è anche la verve che mi piace, anche il cuore che ci metti, che è fighissimo. Allora, ho letto una cosa bellissima. Giulia Sabadini ci dice: ciao Luca e Alessio, un abbraccio da Londra. E proprio qui ricordo il mio primo incontro con i musical, My Fair Lady, dove Luca interpretava in maniera splendida il professor Higgins, insieme a tantissimi artisti, tra cui Angelina Quinterno, che recitò col braccio rotto, e Antonella Rendina. Oh, che bel ricordo, Giulia, grazie. Bellissimo. Raccontami un po', raccontami qua di questo My Bellissimo. Fair Lady. My Fair Lady è un musical classico, un grande classico, che ho fatto nel fine anni 90, inizio 2000, e è stata una grandissima esperienza per me, perché comunque era un personaggio che mi ha tutte le cose belle che ho fatto e che mi hanno fatto crescere, mi hanno messo un sacco di paura, cioè mi sono sentito sempre inquieto e preoccupato, dico: ma ce la farò a fare questa cosa? E allora, quando avviene questa cosa dentro di me, penso questa cosa qui e penso che ho paura, non so se ce la farò, per fortuna ce la faccio, e questo farcela mi porta avanti, mi fa crescere in qualche modo, e questa è una di quelle esperienze. Mi sono preparato, perché io canto da attore, ho studiato anche canto, tutto quanto, però non sono non ho una grandissima musicalità, un orecchio formidabile, quindi io devo studiare. Allora mi sono messo lì, sapendo che dovevo fare My Fair Lady, ho studiato con un maestro tutte le canzoni, tutti i pezzi, li sapevo perfetti. Quindi sono andato alle prime prove, musicalmente ero molto preparato, poi dal punto di vista attoriale un po' me la cavavo, quindi diciamo il pacchetto è andato in porto, devo dire, con grande efficacia e con grande soddisfazione mia e anche del regista e credo anche degli spettatori. Perché poi alla fine lo studio, uno dice: vado a fare l'attore, me la impara a memoria e vado, ma di che? Cioè, uno deve portare bagaglio, il baule dell'attore se lo deve portare dietro, tutto quello che è, però poi ogni cosa è diversa, sì. E anche la stessa cosa con un altro regista cambia completamente, assolutamente, cambia tutto, assolutamente, quindi... sì, anzi ripeto questo concetto che per me è fondamentale: se la proposta che mi viene fatta non mi fa tremare le gambe, è una proposta che zoppica, nel senso, magari la faccio, per carità, però non mi porta avanti di anche di un'unghia, mentre quando invece tremo e dico: no, questa porca miseria, non so se quella, in genere la sfango e... Aspettami un secondo. Mille papaveri rossi, La guerra di Piero, che pezzo che hai portato, che pezzo ci hai portato alla nostra attenzione oggi, veramente eccezionale. Nei fuori onda stavamo ragionando su quanto si deve studiare
per ogni singola cosa che fai. Nel doppiaggio si studia in maniera diversa, perché lo studio è istantaneo, è certo. Rapido, cioè vedi la scena. D'altronde, quando devi fare un ruolo, sei tu che devi dare anima e corpo a quel ruolo, mentre noi dobbiamo dare solo la voce, l'anima certo. Italiana di quel ruolo, mentre invece i ruoli che si fanno in teatro hanno bisogno di una grande preparazione. Questo forse è quello, un po' quello che forse manca alle nuove generazioni, che prendono e vanno sul set come se nulla fosse. È possibile che tu hai notato qualche cosa del genere? Sul set, in teatro, sì, sì, ti dico, sì, sul set soprattutto, in teatro già un po' meno, perché il teatro comunque richiede la memoria, tanta memoria, tante prove, tecnica. Comunque, insomma, direi che generalmente si trova persone anche giovani molto preparati, dico la verità. Mentre nelle fiction, nella televisione soprattutto, c'è qualche problema. Per esempio, io non sopporto, e sono la maggioranza degli attori, i primi attori giovani, insomma, questi un po' le starlette, star di televisive, insomma, così, adesso senza fare nessun nome, però quello che a me non piace, in genere non vengono con la memoria, cioè non la studiano, non la sanno, non si capisce se non la vogliono studiare per una perché pensano di essere più genuini, più freschi non sapendola, oppure per non te lo so dire qual è il motivo, però io lo trovo una cattiva, pessima abitudine, perché la recitazione anche nel cinema, nella televisione, dove ci vuole molta credibilità e molta verità e molta naturalezza, io ho bisogno, per esempio, per quanto mi riguarda, di saperla benissimo, al punto che non ci devo pensare per niente alla memoria. Allora io lì trovo un ritmo, trovo una musicalità, trovo una maniera, trovo una scansione, perché recitare è anche musica, è ritmo, non è soltanto l'intonazione, sono legati i sensi, certo, la logica e il senso della battuta, ma poi c'è il ritmo interno. Il ritmo interno è fatto di musicalità. Se tu la sai, la puoi studiare come un piccolo spartito e dargli una ritmica che abbia un suo fascino, un suo perché. Se non la sai, sbrodoli, stai lì che a cercare la parola. Arranchi. Allora, qualche, al testo, qualche sì. Volta può anche funzionare, ma in genere non può funzionare. Questa verità assoluta, il neorealismo ce l'abbiamo avuto ed era un'altra cosa. Era un'altra cosa. Completamente diversa. Tra l'altro, il neorealismo poi però venivano doppiati, certo. Gli attori non professionisti. Dicevano 4, 5, 8, 12, capito? 1, 2, 3, 4, dicevano anche i numeri. Poi Fellini era il mago del neorealismo e Fellini vedeva il doppiaggio proprio come il completamento della sua opera. Lui faceva il set, poi dopo aveva il tempo di montare, mentre montava poteva aggiungere, e il doppiaggio era l'ultimo strato, l'ultimo ritocco finale. Ritoccone, perché a volte ritoccava veramente tutto del film. Ma io ho fatto, mi è capitato di fare un turno con Fellini. Ma dai! Sì, con Mario Maldesi, appunto. E ti dico questa cosa buffissima, che io dovevo dire, fai conto, un piccolo personaggetto dovevo fare, e in originale ci stavano tre parole. Tre. Devo andare a casa, fai conto, no? E allora io devo andare a casa, e Fellini, Federico, fa no, dovresti dire devo andare a casa perché c'ho fame e poi c'ho anche un po' di sonno. e dico, come cazzo ma non ci, scusi, non ci, dice, ma no, ma non importa, tu dilla. E Mario Maldesi gli faceva, ma Federico, scusami, ma come può dire devo andare a casa perché c'ho fame e c'ho sonno? Ma quello dice tre parole, queste sono sei, non ci può stare, va, andrà tutto di fuori. Ma che gli importa, va bene così, fagliela dire, il singolo non importa, non frega niente a nessuno. Allora di così, devo andare a casa perché c'ho fame e c'ho sonno. Praticamente mezza battuta era detta insieme all'attore in originale, e mezza battuta era tutta fuori. Tutta fuori. Andava benissimo così. Vabbè, questa è la creatività di Fellini, che conosciamo veramente bene. Che belli aneddoti questa sera a Dopo Cena Con. Sono le 22:52, siete in diretta su Radio Cigliano con Luca Biagini a Dopo Cena Con. Vi ricordo che questa puntata sarà su YouTube, canale YouTube, domani premierata alle 14, e poi sempre lì conservata. Iscrivetevi al canale YouTube, condividete questo video sulla vostra pagina Facebook se volete.
volete essere super social con noi, mettete un like alla pagina Facebook. E oggi la cosa che vi chiedo oggi è questa: fate uno screenshot al video che state guardando su Facebook, oppure vi fate una fotografia con il video alle spalle, mettetela sulla vostra storia di Instagram e taggate Radio Cigliano con la chiocciola davanti, Radio Cigliano scritto tutto attaccato, e hashtag dopo cena con. Domani chi avrà fatto questa cosa, chi avrà fatto questa piccola operazione sulla sua storia, sarà ripubblicata la storia nelle storie di Radio Cigliano. È il momento della clip misteriosa. Luca ha selezionato per voi una clip tratta da un doppiaggio che ha fatto. Che cosa sarà? Non ve lo possiamo dire, perché questo è il succo del mistero, è questo che dovete capire. 328-7948-796 è il WhatsApp per votare. Non si vota sulla chat di Facebook, si vota sul WhatsApp. 328-7948-796. Luca Biagini adesso leggerà la clip di questo, chissà da dove è tratta, non lo so, dovrete dirlo voi. E una volta che avrete indovinato, dovrete scrivere sul WhatsApp il titolo del film o del telefilm da cui è tratta questa clip e il vostro nome. Importantissimo, perché vincerete una foto autografata di Luca Biagini col vostro nome, che vi sarà mandata più tardi, dopo alla fine della trasmissione, al numero WhatsApp, al vostro numero WhatsApp. Quindi abbassate il volume, perché ve lo manderò sul tardi. Io adesso ho parlato pure troppo, lasciamo parlare Luca Biagini, che ci recita la sua clip misteriosa. Recitare è una bella parola, è una parola in questo caso non lo so, devo farla molto molto abbastanza piatta. Abbastanza documentaristica, quasi un documentario. Lo dico io di che parla Like a Virgin. Parla di una fica che scopa come una matta a destra e a sinistra, giorno e notte, mattina e sera, finché un giorno incontra un tipo cazzuto alla John Holmes, e allora vai alla grande. Lei ci dà dentro come una maiala, finché non sente una roba che non sentiva da un secolo. Dolore, le fa male, non dovrebbe, perché la strada è bella che asfaltata ormai. Ma quando il tipo la pompa, le fa male, lo stesso dolore che sentì la prima volta. Il dolore fa ricordare alla scopatrice folle le sensazioni di quando era ancora vergine, e quindi Like a Virgin. Ragazzi, che bella clip che mi hai portato, una figata. Ragazzi, io sto trovando delle chi può essere il vincitore di questo contest. Votate 328-7948-796. Voglio soltanto dire che qualcuno ha scritto il Signore degli Anelli. Oddio, non mi sembra una clip da Signore degli Anelli, no. Mi sembra veramente, però insomma, ci fa piacere che voi votiate tutti quanti. Qualcuno di voi ha vinto, qualcuno di voi si aggiudicherà la fotografia autografata di Luca Biagini. 328-7948-796. E per dare il tempo di votare, carichiamo il quinto pezzo musicale. Quale carichiamo? Allora, è una bella domanda. Ma ne restano pochi. Allora, guardate, direi un altro grande cantautore italiano che diciamo ha rappresentato per me il lato mio malinconico, perché io ho un lato fortemente malinconico. Beh, se ve lo confesso, molto è una cosa molto intima che vi sto raccontando, e vabbè, quindi dobbiamo dirlo. Noi abbiamo la numero 6, giusto? Poi, tra l'altro, questo mi ricorda era una sigla di un Maigret. Con Gino Cervi. Che belli che erano, mamma mia. I Maigret con Gino Cervi, e questa canzone alla fine della puntata andava in questa canzone in dissolvenza. Che bella. La numero 6, giusto? La numero 6. Quindi io te la lancio immediatamente e ti dico che hai esattamente 10 secondi da adesso. Luigi Tenco. Un giorno dopo l'altro. No, va da solo. Va assolutamente da solo. Vabbè, la conosce. Però insomma, grande, grande, grande. Arrivano un sacco di voti. Allora, c'è qualcuno che dice Dottor House. Poteva essere una cosa da Dottor House, questa, però sì, non è. Sì, attenzione. Sì, sì, sì. C'è qualcuno, vediamo che cosa dite.
Vediamo che cosa dite. Vedete, donna in carriera. Un po' troppo per donna in carriera. Era un film romantico, sì. Una commedia deliziosa. Non era così. Però qualcuno, vedi, qualcuno è riuscito a indovinare. Qualcuno l'ha indovinato. E anche abbastanza velocemente. Senti un solo po'. Uno? No, ce ne sono tanti. Guarda, ce ne sono tanti sopra. Ce ne sono parecchi. Senti un po'. Dove va a finire il doppiaggio, secondo te? Dov'è il punto di arrivo del doppiaggio? Mamma che hai visto tanto cambiamento all'interno del doppiaggio. Secondo te dove andrà a finire? Immaginalo proiettato a 20 anni, che ne so. Bella domanda. Da fare a un collega, a un doppiatore. Io ti dico la verità, mi sento da questo punto di vista, diciamo, tristemente fortunato. Perché forse non vedrò. Questo è come Totti, non volevo vivere fino a sto giorno, no? Quando è andato via Totti dalla Roma, un po' così. No, non lo so, ragazzi, però mi auguro veramente invece che abbia un riscatto, che abbia un momento, che venga riconosciuto il valore di questo mestiere importante da molti un po' disprezzato, soprattutto per quanto riguarda i cineasti italiani, i registi, che insomma hanno sempre avuto un occhio un po' torvo nei nostri confronti, e quando invece noi abbiamo sempre cercato di fare un ottimo lavoro di traduzione, di dare voce a qualcosa che, se uno non sa perfettamente una lingua, è come se io dovessi leggere, io amo Dostoevskij. Dostoevskij, se io non so il russo, come cacchio lo faccio a leggere? Come lo leggo? Allora, mi ci vuole una traduzione, mi ci vuole una buona, bella traduzione di un grande traduttore che conosca bene il mestiere e conosca bene Dostoevskij così bene. Aspettami un secondo. Luigi Tenco, un giorno dopo l'altro. Niente, sono scivolato. Un giorno dopo l'altro, bellissimo pezzo che ci riporta. Tra l'altro è dell'anno prima della brutta fine di Luigi Tenco, questo pezzo. Ma insomma, stiamo conoscendo il cuore di Luca Biagini. Stavi dicendo, nei fuori onda, stavi parlando di dove va a finire, che ci sono dei registi che un po' hanno sempre, soprattutto italiani, che hanno un po' osteggiato il doppiaggio. Io, come dico sempre, ma vogliamo capire tutte le sfumature che uno scrive? Cioè, uno magari per scrivere un copione di un film ci ha perso mesi, non è che l'ha buttato giù in 10 giorni, ci ha perso 6 mesi, un anno. Ci sono quei film che hanno una gestazione infinita, dove si cambia una parola per dare un significato, si riesce a trovare quella sfumatura. E come si fa a capire tutte le sfumature di un'altra lingua? È impossibile, secondo me. Noi restituiamo, come dico sempre io, quella normalità che è necessario. Ma voglio dire, è un servizio che noi offriamo, no? Non è che siete obbligati. Se uno sa la lingua, se io sapessi perfettamente l'inglese, probabilmente me lo ascolterei in originale, non c'è niente di male. Certo, cioè, se io so bene la lingua, preferirei sentire l'attore in originale, perché è chiaro, è ovvio che noi cerchiamo di fare il nostro meglio, ma un 10%, diciamo ottimisticamente. Un 10% va perduto di quello che è l'originale, e questo è inevitabile. Però nello stesso tempo permetto a chi non sa bene quella lingua di, se faccio bene il mio lavoro, di restituirgli un buon 90% del lavoro che fa l'attore in originale. Certo. E non mi sembra poco, insomma. Ripeto, facevo l'esempio: se io voglio leggere Dostoevskij, che io amo, è un romanziere russo dell'Ottocento, lo odieresti a leggere se non so il russo, che cosa gli faccio? Leggi? Divento matto. Certo. Batto la testa al muro. Quindi ci vuole un buon traduttore. Uno bravo. Torniamo al contest. Allora, la clip io l'ho preparata, tra l'altro, perché io poi, come dico sempre, sono come San Tommaso: se non ci sbatto la testa non ci credo, e ho preparato la clip che l'ho già caricata. Avete detto, come abbiamo detto nei fuori onda, tante cose. Avete detto Vice, avete detto Donna in carriera, avete detto addirittura Il Signore degli Anelli, ma la clip invece l'ha indovinata, e adesso lo facciamo anche vedere, perché ci ha mandato una fotografia, e perché non mandarla?
L'ha indovinata il nostro amico che ha un nome importante, che si chiama Michelangelo, che ha indovinato. Bravo Michelangelo, bravo Michelangelo. Vai. Ha indovinato, sei stato il primo di tanti ovviamente a indovinare che la clip era tratta dalle Iene, che sì. Film pazzesco. Poi tra l'altro era credo il primo film, credo, di Tarantino, sì. E io ho avuto l'avventura, senza sapere chi fosse, di doppiare, perché anche lì era sconosciuto. Sapevo che era il regista, però ancora era un giovane talento emergente, quindi no. E mi è capitato di doppiarlo, questo pazzo scatenato, era pazzissimo. Veramente anche pazzo. Come attore era pazzissimo. Sì, sì, pazzo sempre. E le cose che dice qua, insomma, sono evidenti. Tra l'altro, se le scritte le ha recitate, quindi e qui quindi... più ci crede veramente, ci credeva veramente. Allora, io ti do adesso l'iPad, questo è l'iPad, tu okay, puoi firmare, okay. Puoi scegliere il colore cliccandoci sopra con la penna. Puoi scegliere uno di questi colori, sì, che vedi, non l'ultimo, questi quattro, questo qua per esempio. Io adesso però, siccome vogliamo far vedere esattamente che cosa fai, ecco, questa è la fotografia di Luca che sta firmando, lui si chiama Michelangelo e noi nel frattempo ci gustiamo la clip tratta dalle Iene. Signore e signori, sentite che meraviglia, lui è Luca Biagini. Che cazzo stavo dicendo? Hai detto che True Blue parla di una ragazza sensibile che conosce un bravo ragazzo, invece Like a Vergine è una metafora della fava grossa. Ah sì? Lo dico io di che parla Like a Vergine. Parla di una figa che scopa come una matta a destra e a sinistra, giorno e notte, mattina e sera. Cazzo, 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 cazzo. Quanti cazzi fa? Una marea. Finché un bel giorno incontra un tipo cazzuto alla John Holmes. E allora vai alla grande. Cioè uno che con l'attrezzo ci scava i tunnel, come Charles Bronson nella Grande Fuga. Lei ci dà dentro come una maiala, finché sente una roba che non sentiva da un secolo. Dolore, dolore. Le fa male? Le fa male? Non dovrebbe, perché la strada è bella che è asfaltata ormai. Ma quando il tipo la pompa, le fa male. Lo stesso dolore che sentì la prima volta. Capite? Il dolore fa ricordare alla scopatrice folle le sensazioni di quando era ancora vergine. E quindi, Like a Virgin. Questa è una maniera per definire Like a Virgin. Certo. No, ma la strada era bella che asfaltata. È meravigliosa. Dialoghi di Carlo Valli, direzione di Carlo Valli. Veramente eccezionale. Evviva! Allora, Luca sta firmandola tutta la foto, la vuole firmare tutta quanta. Nel frattempo vi ricordo che siete in diretta su Radio Cigliano, questo è Dopo Cena Con, è il 16 maggio 2019. Se non è il 16 maggio 2019, significa semplicemente che state guardando una replica, e quindi la state guardando sul canale YouTube Radio Cigliano, dove segnarvi è dopo, se volete che diventiamo sempre di più e che ci divertiamo sempre di più ovviamente, e ci fa piacere che siate anche lì. E vi ricordo che potete condividere questo video che state guardando in questo momento sulla vostra pagina YouTube. Condividerlo significa spread the voice, che ci fate un po' di pubblicità, quella che a noi ci piace, quella spontanea, non quella a pagamento che la sanno fare tutti. A noi piace che il Radio Cigliano cresca, perché ci siete in tanti e volete vederci. E poi chiedo di mettere anche un like alla pagina Radio Cigliano, iscrivervi a Instagram e scaricare l'app Radio Cigliano, che trovate per iOS e Android, potete metterla sul vostro telefonino. Annunciazione, settimana prossima non andiamo in onda con allora, intanto sabato andiamo in onda alle 15 con Se Prima Eravamo in Due, insieme ad Alessandro Bianconi, insieme a un complesso, si chiamano Will Age, suoneranno dal vivo, mezzo in acustico, mezzo in elettrico, vediamo che riuscirò a creare qua nello studio per farvi divertire insieme a noi, alle 15 su Radio Cigliano, la nostra trasmissione musicale, sabato. Non andiamo in onda giovedì prossimo, attenzione, cancellate giovedì prossimo, solo giovedì prossimo, anticipiamo a martedì, e questa settimana vi annuncio in diretta qui chi ci sarà la prossima settimana, perché proprio per poterlo avere, e sono così contento di poterlo avere, ci sarà Nisim Onorato, quindi mi raccomando, martedì prossimo, non giovedì, alle 21, sempre in diretta su Radio Cigliano, Dopo Cena con Nisim Onorato. Ma adesso c'è Luca Biagini, c'è tanta gente che ci sta scrivendo. Allora, vediamo un po', Michael Keaton in Birdman, The Founder e Spider-Man Homecoming, tutti quanti si ricordano veramente i tuoi film. Allora, vediamo se troviamo ancora qualche domanda, io sto scorrendo un po' rapidamente. Buonasera ragazzi, dice Stefano, ciao Stefano che ci segue dal Circeo. Io ho imparato a riconoscere la voce di Luca in diverse occasioni, tra cartoni animati e serie TV. Amo il suo doppiaggio nella serie Gotham, in cui doppia l'attore Sean Pertwee, che interpreta Alfred Pennyworth, maggiordomo di Bruce Wayne. Cosa piace a Luca di questa serie?
Intanto mi piace moltissimo il personaggio che doppio. È figo, il maggiordomo è fighissimo. Proprio fighissimo. La serie anche mi diverte molto, perché recupera un po' questo mondo gotico alla Burton, alla... Non la Burton, Tim Burton del primo Batman, un po' questo mondo noir, e i personaggi sono belli, sono molto divertenti, ma il mio, devo dire, lo adoro, perché ha questa autorevolezza, questa pacatezza, però questo piglio quando c'è bisogno di essere duro e combattivo, lo è, un guerriero, però nello stesso tempo ha questo amore dolcissimo per questo ragazzo. È un bel personaggio, mi piace, è duro e tenero. Senti, ci sono tanti che te lo chiedono, io so che forse è difficile parlarne, però ci farebbe piacere una tua parola anche. Hai sostituito Sergio Di Stefano nel Dottor House, il compianto Sergio Di Stefano, sì. E tutti ti stanno facendo grandissimi complimenti per come è stato complicato, te lo sei dovuto reinventare, com'è andata esattamente? Intanto sono situazioni molto dolorose, certo. Perché comunque Sergio era un amico, una persona a cui volevo bene, avevo anche lavorato in teatro con lui, quindi insomma c'era un sodalizio importante, però sono quelle situazioni che d'altra parte the show must go on. Purtroppo mi sarebbe piaciuto non cimentarmi, ti è dico vero, la verità, sì, assolutamente, però hanno fatto i provini, l'ho vinto e mi sono chiesto che cosa dovevo fare. Allora, naturalmente non ho la voce di Sergio Di Stefano, un'altra vocalità diversa, con alcune cose che possono anche essere simili, però certamente non sarebbe stato né elegante, né giusto, né interessante, né dignitoso anche per gli ascoltatori cercare di fare Sergio Di Stefano, insomma, certo. È sempre secondo me un errore fare questa cosa. Allora io l'unica cosa che potevo fare era rimanere Luca Biagini, e questo non è stato difficilissimo. e secondo, cercare di seguire il più possibile quello che faceva Hugh Laurie, siccome Hugh Laurie ha una recitazione molto pazzarella, cioè è uno che cambia tantissimo ritmo, è quasi jazzato, la sua recitazione è molto spezzettata, poi va su, va giù, cioè è molto articolato, sì, c'ha molti colori, molte sonorità, cambia, cioè è un attore interessante, e quindi secondo me valeva la pena seguirlo il più possibile. Ecco, io quello che ho cercato di fare è questo. Certamente lo so che queste cose inizialmente, il primo impatto è un impatto delusivo, cioè il pubblico diceva no, ma questo no, cioè, sta bene, ma no, era meglio quell'altro, giustamente Sergio erano affezionati a quella, alla sua voce, alla sua maniera, alla sua interpretazione, quindi sapevo che avrei passato un primo trattto molto difficoltoso, però mi sembra che poi dopo, guarda, io vedo tanti complimenti veramente, sì. Tantissimi di gente che è stata convinta dalla tua interpretazione. Meno male, insomma, Strepitoso attore, meraviglioso, camaleontico, l'ho apprezzato tantissimo in Con Air del 97 su John Malkovich, in Fargo 96, ti dico anche gli anni, vedi che bravi dei fratelli Coen, e su Kevin Kline nell'Ultimo Sogno del 2001. Sì, è un film dolorosissimo, tra l'altro, molto complicato quello, sì. E allora questa l'abbiamo già letta, vediamo un po'. Sono molto attenti, però sanno veramente mia. Tutto che grandi. Paola dice: volevo fare i complimenti a Luca Biagini per il doppiaggio del film The Founder, sì, è un film molto molto interessante, perché parla della nascita dei McDonald's, e Michael Keaton fa un bellissimo personaggio, fa quello, ci fa capire come questa potenza industriale, questa azienda che è diventata mondiale, è nata per la furbizia di questo signore che ha rubato tutto ai veri fratelli McDonald's, li ha proprio massacrati e furbescamente capito qual era che il business che ci poteva essere dietro questa
questa innovazione che loro, invenzione che avevano fatto, trovato. Però loro erano ingenui, puri, e ci tenevano a fare, avere il loro negozio così com'era, come lo vediamo ancora adesso. Era la concezione era identica a quella che vediamo adesso, soltanto loro volevano fare del buon prodotto, buoni hamburger, questo è anche. Ma Michael Keaton è arrivato, ha travolto tutto, ha cominciato fatto un a vendere schifezze e ha fatto McDonald's come lo conosciamo, insomma, che ha molti problemi, secondo me. Sì, tu non sei da fast food, mi sa, vero? Sì, non è che non ci sono andato, e qualche volta mi capita anche di andarci, però onestamente penso che sia un brutto modo per alimentarsi. Ma Luca Biagini è più da primo o da secondo? Allora, io sarei assolutamente da primo. Però siccome cerco di seguire un'alimentazione, non dico sana, ma insomma comunque attenta un po' a... Non mi piace ingrassare, cioè cerco di tenermi in forma, diciamo così, tra virgolette, e allora mi gestisco i primi che adoro, insomma, centelli, non mi sfondo. Ecco, non ti sfondi, non però sfondo. Il primo per eccellenza qual è? Guarda, ce n'è uno che è sopra tutti gli altri? Ma ti dirò, io sono legato dall'infanzia alla classicissimo spaghetto al ragù. Classico. È buono quello, eh. Che col parmigiano? Col parmigiano, okay. Col parmigiano. Col ragù, è importante. Il ragù di carne classico rosso. Sì. Però poi dopo mi piacciono tantissimo tutti i primi importanti romani, cioè le carbonare, la matriciana, cacio e pepe, la gricia. Che gli vogliamo dire, cioè roba spettacolare. E invece mare o montagna? Ti dirò tutti e due. Sì. Tutti e due. Alternati? Perché, sì, perché mi piace nuotare tantissimo, mi piace il mare, ma mi piace proprio nuotare, stare in acqua anche, adesso lo faccio meno, però qualche anno fa io facevo nuotate anche di un'ora e mezza, andavo al largo, facevo delle cose un po' pazze che adesso non faccio più, però mi piace molto, proprio la nuotata lunga e lenta. E perdermi dentro il mare. Però mi piace moltissimo anche la montagna, sia d'inverno a sciare o con la tavola, e anche d'estate fare trekking anche un po' impegnativi in alta montagna. Quindi da tutte le parti. Sì. E quando Luca Biagini stacca, il lavoro non c'è, non c'è niente, e ti rilassi, come si rilassa Luca Biagini? Ma guarda, io ho alcune passioni, una delle passioni è extra lavoro, e sono le moto, e chi mi conosce lo sa, e ho fatto anche le moto da corsa, soprattutto le moto super sportive. Quindi hai fatto anche pista? Ho fatto anche agonismo. Sia su pista che su strada. Cioè, e lì che c'è? Un'adrenalina che parte? Molto, che succede? Sì, guarda che è molto simile a, per esempio, alle prime teatrali. Ah, ok. Cioè, intanto è una competizione uno contro tutti, insomma, nel senso che è molto individualista come sport, no? Perché non c'è la squadra, certo. Non è un gioco di squadra. Fai da solo. Sei tu che combatti o contro te stesso o contro gli altri o contro il tempo. E poi c'è tutta la preparazione alla gara, e quindi prove, e poi il momento della griglia di partenza. Quello dove è pazzesco. Che uno sconvolgimento c'hai dentro, una cosa pazzesca. Perché, incontrollabile. Sì, perché ti carichi di adrenalina, come una prima teatrale, cioè ti monti, arrivi lì che sei proprio... hai una specie di compressione psicofisica, cioè sei adrenalinico al 1000, e poi quando tiri giù la visiera e c'è il via, e improvvisamente come in teatro sei perfettamente concentrato in quello che fai, e quindi sei dentro il personaggio. In questo caso il personaggio è il pilota, il pilota di moto, e c'è molte similitudini. È interessante anche le strategie che deve adottare, come risparmiare le energie, come spenderle in certi momenti, dove puoi spingere di più. Così in uno spettacolo non puoi fare sempre a 1000, certo. Tu devi dosare, cercare, sai che c'hai degli appuntamenti importanti dove non puoi fallire, altri dove ti puoi un po' risparmiare e giocarti le carte, cioè per ricaricarti per il prossimo appuntamento, quello importante. Ma tu come a teatro, mentre
si apre il sipario, un attimo prima che si apre il sipario, sei di quegli attori che dicono adesso me ne vado, mollo tutto e vado a mangiare e passo la mia bella serata al ristorante, o sei uno che l'aspetta, si carica, molla e poi... No, dentro. Guarda, per me alle prime soprattutto, poi dopo cambia un po', sì. Ma alle prime vorrei essere d'altra parte. Guarda che lo dicono in tanti, no. Ma poi l'ho vissuto anch'io sulla mia pelle. No, ma chi me l'ha fatto fare? Ma non mi ricordo niente. Ma sto malissimo, sto male, troppo male, ma perché questa sofferenza atroce? È una cosa veramente, credo che sia un po' di tutti quanti, cosa qua. Questa però poi magicamente c'è questa cosa, per fortuna, tutta questa, diciamo, sembrerebbe un'energia negativa, no? Però è paradossalmente poi quando entri in scena si tramuta in un'energia positiva, generalmente, qualche volta invece no, allora sono drammi. E invece quando al doppiaggio sei chiamato a una scena forte, importante, una scena piena di emozioni, carica di emotività, hai bisogno subito dopo che la scena è esaurita, prima di passare alla scena successiva, che ne so, di fermarti, di prenderti un caffè, di un attimo di pausa, o puoi immediatamente ripartire scaricandoti completamente? Magari io dico, faccio sempre, quante volte è successo che c'è una scena carica di emotività e la scena successiva è al ristorante, una scena conviviale, certo. Ti capita, hai bisogno di staccare un attimo o riesci subito a riprendere, a rimettere a posto? Un po' si acquisisce questa capacità di essere rapidi nel cambiare, no? Questo mestiere, il doppiaggio te lo richiede, questa velocità. Però se è stata veramente molto forte, un attimo di pausa ci sta. C'è tutta, bisogno, ci sta è necessario. È necessaria, è giusta, e ti fa anche riprendere le energie sufficienti, cambiare un attimo mood, insomma, sì. Caffettino e si ricomincia. Caffettino e si ricomincia. 23:18 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Luca Biagini, sesto pezzo musicale. Quale carichiamo? Allora, e qui si va in un mondo, è un'altra ancora, un'altra fase della mia vita, e quindi ci avviciniamo ai fatidici anni del 68, diciamo così. Io la grande rivoluzione. Io l'ho fatto perché sono grande. Tranquillo, qua se può fa tutto. Allora, nel 68 io mi iscrivevo a Lettere a Firenze e contestualmente cominciavo a far teatro e contestualmente cominciavo a far casino nell'università. Quindi ho seguito tutta la trafila delle occupazioni, della protesta, l'impegno politico molto forte, insomma l'ho vissuto in pieno quell'anno lì, quell'anno e quello successivo, 69, 70, sono stati anni molto importanti di formazione personale, anche di cambiamento della realtà italiana, tante cose sono cambiate, poi purtroppo molte cose sono rientrate, siamo tornati indietro per certi versi, sotto alcuni aspetti siamo tornati molto indietro, però insomma sono stati anni fervidi e importanti, e poi legati a un periodo della tua vita dove quando hai 18, 19, 20 anni tutto ti sembra esplodere dentro di te, fuori di te, quindi è tutta una scoperta. Io sono cresciuto tanto, in 3 anni è come quasi una vita intera, insomma, mi è cambiata completamente la vita. E allora, legato a questa esperienza, diciamo che è chiaro che mi viene in mente un grande cantautore americano che ha segnato un'epoca, quell'epoca. Eh sì, e come l'ha segnata, veramente grande. Tra l'altro questo è un pezzo, è il numero 2, indovinato, sì, vero? Sì, numero 2. È un pezzo strepitoso, veramente. Sì. Allora guarda, questo dobbiamo lanciarlo su bianco perché c'ha solo 2 secondi di intro, quindi io ti do il bianco e ti lascio annunciare il prossimo brano. Grandissimo Bob Dylan in Blowing the Wind. Grande. Allora, noi siamo in diretta in questo momento anche su voci.fm. Hanno rifatto il portale, c'è una bella finestrona grande nella quale potete vederci, www.voci.fm, che non è un'agenzia, non è uno studio di registrazione, ma mette in contatto diretto i professionisti che lavorano con la propria voce con le aziende che la stanno cercando. È un servizio gratuito, andate anche sulla loro pagina Facebook. Poi c'è Voci Animate, un brand ideato da James Garofalo, che è stato più volte direttore artistico in occasione di eventi legati al mondo del doppiaggio. Agisce come
come intermediazione tra l'organizzazione degli eventi e gli ospiti, assumendone la totale gestione. Volete i doppiatori ai vostri eventi? Siete doppiatori e vi hanno invitato a un evento? www.vocianimate.it. James Garofalo vi darà una mano. E poi saremo anche ridotti, una piccola riduzione della nostra trasmissione che andrà sulla pagina Facebook Roba da Doppiatori. Il loro claim è "Diamo voce alle voci", seguiteli sui loro social, troverete interviste, meme contest e tanti contenuti per valorizzare il doppiaggio. E proprio Roba da Doppiatori ti porta questa suggestione: John Malkovich in essere John Malkovich, Geoffrey Clifton, Colin Firth e Elrond Hugo Weaving. Quale di questi personaggi ti ha dato più filo da torcere e quale è stato più di soddisfazione doppiare? Ma Malkovich io l'ho doppiato tantissime volte, non sempre, ma quasi sempre, parecchie volte, quindi lo conosco molto bene. Abbiamo cominciato, diciamo, il nostro sodalizio nell'89 con Le relazioni pericolose. Che film, grandissimo film, grandissimo film, grandissimi attori, grande recitazione, e quindi è stato un incontro fortunato con John Malkovich. Mi sono trovato bene, insomma, è un attore che mi sembrava in sintonia con la mia maniera di pensare, con le tue corde, con le mie corde, diciamo, e quindi siamo invecchiati insieme in qualche maniera. Questa è una cosa curiosa di questo mestiere, che ti porti che cresci insieme a questo attore, invecchi, tutte le vicende umane si intrecciano, no? Le tue con queste, e questa è una cosa affascinante, secondo me è molto. Aspetta che rientro sulla radio. Bob Dylan, Blowing in the Wind, è il sesto pezzo che porta alla vostra attenzione Luca Biagini questa sera a Dopo Cena Con. Gran pezzo, grande suggestione e soprattutto legato a dei momenti, a un momento sicuramente di particolare in cui cambiava tutto, Luca. Sì. Cambiava veramente. Io sono... mi sono affacciato alla vita, diciamo, professionale e anche quella del mondo esterno, venendo da un paese piccolissimo della Toscana, andando a Firenze a frequentare la facoltà di lettere, e contestualmente ho cominciato a fare teatro in un gruppo teatrale, e quindi fare politica militante nell'università, quindi con tutto quello che comportava in quel momento, le occupazioni, i dibattiti, gli scontri, insomma tutta una vicenda umana, politica e artistica che mi ha formato e mi ha regalato grandi emozioni, ma anche una apertura mentale molto molto interessante, molto importante. È vero. Ma tanti complimenti veramente da tutti. Io non so se riuscirò, io adesso devo anche far vedere qualche contro selfie, perché veramente altrimenti mi restano tutti quanti, ma veramente complimenti. C'è anche Eleonora De Angelis che ci sta seguendo, ma c'è Antonio, Alessandro, Sasha, Catal, Pachi, Saso. Altra domanda: che ne pensi della serie? Ah, questa è un'altra bella serie, The Good Doctor, è una serie recente, questa, sì. Una serie fenomeno un po' in America è stata, ed è particolare anche questa come serie. Sì, molto bella, perché c'è questo protagonista, questo ragazzo autistico che è un fenomeno, è un medico eccezionale, straordinario, e le storie che si raccontano sono affascinanti, perché lui ha questa personalità curiosa, perché il mio personaggio, per esempio, è un suo specie di un mentore, una persona che gli sta vicino, però hanno un rapporto conflittuale, perché comunque questa personalità di questo ragazzo è complessa ed è difficilissimo anche interpretare la sua modalità di relazionarsi con gli altri, e quindi non tutti hanno, cioè, vederlo operare, vederlo lavorare dentro un ospedale ha suscitato molti problemi all'interno, all'interno della clinica dove lavora, quindi una serie di relazioni conflittuali molto,
molto ben giocate e ben scritte. Ben scritto, sì. È una di quelle serie che sono molto veramente ben scritte. Sì. Signore e signori, è arrivato il momento del questionario di Proust. Luca non ne sa niente, ma adesso lo rendiamo edotto. Come sapete, come vi ho detto tante volte, Marcel Proust aveva una amica adolescente, quando era adolescente anche lui, che gli propose un questionario trovato su una rivista inglese. Lui rispose a queste domande, mise via tutto, riprese tutto dopo 15 anni e senza guardare le risposte date in adolescenza, e decise di rispondere nuovamente a queste domande e si rese conto che 20 anni fanno cambiare anche le risposte, ecco, perché certo. Cambiano, perché la vita ti porta verso altri nuovi lead, insomma. Cambiano anche le domande, cambiano. È vero, sì. In questo caso no. Ma insomma, in questo caso devo dire che l'ho un po' attualizzato, perché c'erano le domande sui cocchi che forse non era proprio il caso di portare all'attenzione dei nostri ospiti. E allora, il format lo conoscete, è semplice, si parla e si risponde. Questo è il questionario di Proust per Luca Biagini. Luca, il tratto principale del tuo carattere? Ma direi la tolleranza. Il tuo principale difetto? La pigrizia. La qualità che vorresti avere? La qualità che vorrei avere... essere più musicale. La tua occupazione preferita? Fare un bello spettacolo. Cosa detesti più di tutto? Detesto l'arroganza, soprattutto. L'arroganza è uno dei difetti che io non sopporto nelle persone. L'arroganza non mi piace, no, direi l'arroganza. La qualità che apprezzi in un uomo maschio? La dolcezza, la sensibilità quasi femminile. La qualità che apprezzi in una donna? Naturalmente la femminilità, ma con un tocco di maschile. Cosa apprezzi di più nei tuoi amici? Beh, dei miei amici apprezzo l'affetto, la sincerità e la disponibilità. Il paese dove vorresti vivere? Ma l'Italia è bellissima, non lo so, mi piace viaggiare, mi piace vedere tanti posti, ma forse vivere, l'Italia è un bel posto dove vivere. Il tuo eroe nella vita reale? Il mio eroe nella vita reale? Una domanda molto complicata questa, boh. Ma che ti posso dire? Mi viene in mente una persona per dirne tante, cioè chi si sa prodigare in maniera totale per gli altri. Mi viene in mente Gino Strada, ma per dire lui, per dire tutti quelli che sanno dimenticare il proprio egoismo. Il tuo motto? Ma il mio motto... Se ho un motto, non so se era un motto, ma è quello di essere perseveranti. Il tuo sogno di felicità? Il mio sogno di felicità. Ma guarda. Siccome la felicità è una cosa che cogli al volo e non persiste a lungo, no? E sono momenti, la felicità è qualcosa che ti arriva, ti sfiora, per un momento ti inebria e questo avviene con l'incontro con alcune persone, quando ti senti soddisfatto
di una cosa bella che hai fatto, o nel lavoro, o in altri momenti. Questa non ho sogni di felicità molto definiti, forse. Definiti, cioè credo che cogliere certi momenti, ecco, avere la capacità di cogliere certi momenti e di dire e di goderne appieno, capirli, perché non sempre si capisce che forse quello lo capisci dopo quando è passato, invece avere la capacità di poterlo intuire mentre lo stai vivendo sarebbe bellissimo, e non sempre è facile. Il tuo colore preferito? Allora, guarda, io avevo un colore che da bambino mi affascinava, ed era il blu. Infatti ho firmato con il blu. Direi il blu. Cosa ti consiglieresti se ti incontrassi adolescente? Mi consiglierei di essere... di essere meno timido. Come vorresti morire? Nella maniera più semplice e indolore possibile, cioè scomparire. E questo è il questionario di Proust per Luca Biagini. Pia della Proust, perché io non c'entro niente. No, ho fatto delle piccole modifiche. Interessante. In diretta su Radio Cigliano 23:32, questo è Dopo Cena con Luca Biagini. Sapete dove trovarci, sapete cosa fare, ma dovete fare anche una vostra storia. La voglio vedere sulle vostre storie di Instagram. Mettete uno screenshot della nostra trasmissione, poi mettete l'hashtag @RadioCigliano tutto attaccato e hashtag Dopo Cena con. Poi scrivete quello che volete, ovviamente. Mettetela nelle vostre storie, domani la ripubblicherò sulle storie di Radio Cigliano. Settimo pezzo musicale, ne mancano due, ci siamo quasi. Sì, siamo in dirittura. Siamo in dirittura, perché questi due pezzi finali, diciamo, si accomunano in questo senso, perché riguardano la fase successiva, cioè che ormai facevo l'università, facevo già un po' di teatro. Avevo un amico carissimo, che ho tuttora, sono un amico carissimo del paese, quindi quando io tornavo in paese, quando si ha 20, 21, 22 anni, sai che si passano le notti a parlare, no? Ah, certo. Con gli amici, cioè una cosa meravigliosa. I quattro amici al bar di Gio Paoli. In questo caso non erano quattro amici al bar, era io e un altro ragazzo, barra tre, eravamo due, tre, che ci vedevamo a casa mia. I miei già tutti dormivano e noi si rimaneva nella sala oppure nel mio studio o in cucina, insomma a seconda della stagione, a chiacchierare delle nostre vite, dei nostri problemi, delle liaison amorose, ci scambiavamo, insomma tutte le cose che si scambiano i maschietti a quell'età, sì. No? E sogni, avventure, e un'altra cosa bella di cui si parlava e che si ascoltava era la musica. E allora c'erano dei dischi che immancabilmente venivano messi su, e venivano quelli che ci facevano innamorare particolarmente, che amavamo particolarmente, li sentivamo a loop. E questi due pezzi sono due pezzi che mi ricordano quel periodo, questa amicizia, questo amico, quest'altro amico, queste nottate, queste serate, che poi a un certo punto finivano che ti facevi un piatto di spaghetti, un bicchiere di vino, l'olio e peperoncino non era necessario, queste cose qua. Insomma, queste meraviglie che poi nella vita piano piano scompaiono, no? Però rimangono una parte importante della tua vita e sono belle da ricordare. Quale carico delle due? Io direi, metterei la 7 e poi la 7 chiuderei e chiuderemo con l'8. Perfetto. Qui abbiamo una intro di 8 secondi, te la lancio immediatamente, 8 secondi da adesso. Otis Redding in My Girl su Radio Cigliano. Bel duetto, non c'è male. Allora,
ci sono dei tanti, veramente ho tanti di quei WhatsApp che non so più come fare. Lui è Giuseppe da Napoli, che ti ha messo insieme a degli amici che dovresti ricordare. Dice, sì, io Luca e alcuni suoi amici. E come no, e come no, certo. Ti ricordi? Cento vetrine, poi ha messo anche degli amici, Billy Crystal in Forget Paris, Michael Keaton in Batman, Bardek in Dragon Ball. Questo te lo ricordi? No. No. E il lupo Terra Ribelle. Ah, sì, quello, quello te lo ricordi. Allora, poi guarda che cosa ha fatto Ignazio, guarda che bel composite che ha fatto. Tu con un bel portamento importante. Sì, insieme, un po' sepolcrale, mi sembra. Ramses del Principe d'Egitto, You Glory del Dr. House, John McCook di Beautiful. Quello pure. E poi c'è Andrew Divoff di Lost, poi Winnie the Pooh Tigro e Christopher Cousins di Breaking Dead. Questi sono gli amici con i quali si vede più accomunato. C'è il nostro amico Luigi da Trani che fa così col dito e ci piace veramente. Ciao Luigi! E vai! Ci piace Luigi. L'ottimismo, grande Luigi! 3287948796, ma smettete di mandare i controselfie perché veramente ne avete mandati così tanti che non saprei come fare. Vediamo se riesco almeno a mandarle in onda qualcuno. Carlo ci sta guardando su uno schermo enorme, ma sì, sembra abbastanza grosso. C'è anche un Dragon Ball o qualcosa del genere che ci accompagna. Grazie Carlo di essere sempre con noi, veramente una presenza, okay. Una presenza, okay, sempre, sei sempre insieme a noi. E poi vediamo un po', grande Luca, qui ci sono tutte fotografie ma non le mettiamo perché sono fotografie dei personaggi. Si parla di Batman, eccolo qui, ma il nostro amico non si firma, ma noi, anche se non si è firmato, lo mandiamo in onda lo stesso e ti salutiamo. Ricordatevi di mettere il nome perché su WhatsApp i nomi non escono fuori, ovviamente non è Facebook. Allora, buonasera Alessio. Luca presente anche stasera, il PC dai numeri, ma esistono soluzioni alternative, non mi ricordo come ti chiami, ma ci stai facendo vedere che quando il PC ci abbandona col telefonino e su Instagram, soprattutto questa è la diretta di Instagram che è finita da un pochino. Adesso mettiamo anche gli altri controselfie, ma dobbiamo tornare in diretta. Ricordatevi di condividere questa pagina sulla vostra pagina Facebook, questo video, ricordatevi di mettere un like alla pagina Facebook, ricordatevi di scaricare l'app Radio Cigliano. Otis Redding, My Girl, bella suggestione, bel brano che ci portiamo dietro dal 1965 quando fu pubblicato, ed è il settimo brano che Luca Biagini ha portato oggi alla vostra attenzione. Ma io voglio immediatamente lanciare l'altro brano degli amici, che era quello che ti accomunava agli amici sempre. Certo, sì. Vai, hai 9 secondi. Non mi sono spostato dagli anni 80, dagli anni 60. Dagli 60. The mamas and babas, dream a little dream of me. Bravo, bravissimo, eccezionale. Andiamo un po' di corsa, ma in questa maniera riusciamo anche a far vedere qualche altro controselfie, perché ce ne sono ancora una quarantina. Emanuele da Tortona ti fa un omaggio in questa maniera. Ti fa un omaggio grande, in questa maniera. Grande, grandissimo. Bravo, grande, bravissimo Emanuele. Bravo veramente, grande. Allora, vediamo, c'è anche la mia pelata sullo sfondo. Allora, quasi... Buonasera, sono Francesco. Domanda per Luca Biagini. Ricordo di Mario Maldesi, l'abbiamo già detto. Come l'ha scelto per Harrison Ford, l'abbiamo già detto. Hai avuto occasione di lavorare a contatto con Giancarlo Giannini in Batman o avete fatto tutto separatamente? Purtroppo separati. Tutti siamo separati. Stati. Non so se siete appassionati da motori, ma a Brescia c'è stata la Mille Miglia che sta per arrivare a Roma e la conosciamo bene. Stasera arriva a Roma. Stasera sì. Arriva a Roma. Sì, io sono appassionato di moto e di auto, ma più di moto, ma comunque di, anche moto. Di auto queste qua. Queste sono meravigliose. Sono meravigliose macchine, veramente. Grazie veramente per farci vedere degli scorci della vostra vita, che è quello che vogliamo vedere. Ti mando il selfie adesso, guarda, mi metto il telefonino in mano così lo facciamo, altrimenti me lo dimentico. Ciao Alessio, sono a Sanremo ma non so chi sei, è bello stare a Sanremo davanti al teatro Ariston. Grazie per saper usare la parola amorevole, non la sento più da tanto spesso. È un grazie che ti fa Elisa da Vicenza, che ci fa vedere che ci sta guardando anche oggi col suo bel iPad arancione. Grazie veramente. Grazie, io sto andando grazie, un po' grazie. Veloce, ma oggi le chiacchiere con Luca sono state veramente bellissime, una puntata eccezionale. Un saluto da Luca, tanta stima al grande Luca Biagini, la voce della mia infanzia, la voce del primo Batman che ho sentito in TV. Ci sta guardando, l'ho un po' tagliato, però questo è Luca che ci sta guardando ciao, in questo momento. Ciao Luca. Evviva Luca, grazie mille di essere con noi e di aver mandato il tuo controselfie, la maniera
era in cui siamo 2.0. Sempre un bel piacere sentire quello che dici, mi manchi Sabrina Marciano. Oh Sabrina, amore mio bello, ciao Sabrina, ti adoro, lo sai. Cite Luca Biagini e YouGlory, l'abbiamo già detto. Un saluto al vostro collega Gerald da Foggia, che sta studiando per diventare doppiatore. Adesso in onda ti faccio la domanda fatidica: che cosa si deve fare per diventare doppiatori? Perché i nostri amici che studiano e si fanno un mazzo così veramente. Guarda, c'ha sullo sfondo un video, probabilmente si sta esercitando col microfono. E questo sì, è una bella domanda, ma la facciamo subito in onda perché torniamo in onda anche con la radio. The Mamas and the Papas, Dream, A Little Dream of Me, dal 1968, l'ultimo pezzo che Luca Biagini porta alla vostra attenzione oggi a dopo cena con una bellissima puntata. Ma manca ancora una domanda, secondo me, importante da fare a Luca. Tante persone vogliono avvicinarsi al mondo del doppiaggio, tante persone vogliono fare questo lavoro, e molte delle persone che vogliono fare questo lavoro non vogliono passare per essere attori prima, vogliono direttamente fare il doppiaggio, e che è un molto complicato di per sé, perché se cominci da bambino abbiamo visto che succede. Ma se ti avvicini a 20, 25, 30 anni, che succede, Luca? Per me non è la strada giusta. Cioè, ognuno fa quello che vuole, per carità. Ognuno è libero di pensarla, di muoversi con... Però se mi viene chiesto un consiglio, io dico, a parte chi comincia da bambino, e allora è tutto un altro discorso, è un percorso progressivo, crescono con questo mestiere, lo imparano veloce, cioè lo imparano da piccoli, se lo trovano in mano, quindi è un discorso a parte. Poi da lì possono diventare attori, e molti che hanno cominciato come doppiatori da piccoli hanno fatto poi la carriera anche di attori, quindi non è possibile. L'altra cosa, secondo me, invece, è che uno da adulto pensi di fare il doppiaggio e cominci col doppiaggio, io lo ritrovo un po' problematico. Sì, problematico, anche un po' limitativo. Secondo me al doppiaggio uno dovrebbe arrivarci da adulto facendo tutto un percorso, che è quello di studiare teatro, recitazione, cioè essere un attore completo al 100%, e poi dopo specializzarsi eventualmente nel doppiaggio. Ma devi essere un attore a tutto tondo, no? Cioè, io non la concepisco bene questa cosa, però capisco che molti sono così appassionati proprio di... Ma guarda i nostri amici io vedo tanta gente che studia. C'è un altro nostro amico, ti voglio far vedere un'opera d'arte, perché questo è Fabio che ci messaggia dall'Abruzzo, e guarda che cosa fa. Lui dipinge con la penna, con i colori edibili, sui cappuccini. Ma che meraviglia! Questo l'ha fatto a mano libera per te. Ma che meraviglia! Che non lo bevi questo cappuccino, bellissimo, te lo porti via. Bellissimo. Guarda che meraviglia! Ed è eccezionale, veramente. Beh, complimentissimi. E anche lui, oltre a essere un bravo al bar, barman, e fa cappuccini eccezionali, sta studiando per diventare doppiatore. Ragazzi, io vi auguro tutto il meglio possibile, per carità. Però se mi viene chiesta questa cosa, questo consiglio, io dico, ragazzi, avvicinatevi al teatro, che è una cosa meravigliosa, è una crescita personale, è un arricchimento personale, oltretutto imparate un mestiere che tranquillamente vi arricchisce come doppiatori. Cioè, io vi consiglio, come ho detto a tanti amici che mi hanno chiesto questa cosa, fatelo il teatro, provate a mettervi in gioco personalmente, poi dopo il doppiaggio arriva con più facilità, e arriva con un bagaglio di ricchezza espressiva molto, molto più vasta. Ripeto, cosa è diversa se uno comincia da piccolo? Allora è un'altra strada. Impari per osmosi, certo. Ci arrivi con una hai sentito tanto, hai ascoltato, e poi lo impari sulla tua pelle. E un ragazzo di 6 anni, 7 anni che comincia ha una capacità ricettiva enorme, e anche una libertà interiore che poi dopo non hai più, sei pieno di legacci, di corde. Allora la libertà poi dopo la acquisisci la studiando, la riacquisisci una libertà possibile. E come il doppiaggio è molto tecnico, allora arrivateci tramite un'espressività più libera. Secondo me, poi fate come volete. È la tua opinione ed è, secondo me, giustissima, veramente. Allora, ci sono altri nostri amici che hanno mandato il controselfie, siamo in chiusura, spero di poterli mandare tutti. Allora, c'è
vediamo se lo ritrovo, perché nel frattempo sono andato oltre. Vediamo se lo ritrovo. Giuseppe, che ci saluta dalla nuova casa da finire da arredare. Maestro, la sentiamo tantissimo e fa pure televisione. Qual è la ricetta per organizzare al meglio così tanti turni e presenze in set? Chiede. È una cosa un po' particolare che fa Giuseppe. Ti chiede Giuseppe da Genova. Beh, ma non pensare che siamo sempre così bravi a farlo, tra l'altro. Né bravi a farlo, né io sono così oberato da richieste, da cose. Cioè, non sono un super ricercato in realtà. Quindi no. Beh, qualche volta succede che stranamente effettivamente succede una specie di legge di Murphy che magari stai fermo per un mese e poi improvvisamente arriva un impegno in televisione o un film importante in doppiaggio. Oddio, no? Quanto succede questa cosa? Si addensa tutto quanto. Però generalmente io, per quello che mi compete, non sono uno stacanovista del lavoro, non lavoro due, faccio solo due turni al giorno, non tre. La mattina me la regalo per me, me la tengo per me, faccio le mie cose. Quindi sì, ho il tempo di organizzarmi abbastanza bene, sì. Francesco dice: io sto saltando dalla gioia perché Tigro ha fatto la mia infanzia e quindi era contento di essere con noi. Grazie Francesco, Davide, ti voglio bene. Guarda Davide come ci guarda, con un enorme schermo da 60 pollici. Qua si vede tutto, che paura, un po' paura veramente. Paura. Allora, sto cercando di esaurire almeno, ragazzi, quando siete tanti veramente non riesco a starvi dietro. Gabriele ti chiede: com'è stato prendere parte a una grande produzione come Il Signore degli Anelli? Eravate consapevoli del grande impatto che avrebbe avuto mentre facevate il doppiaggio, soprattutto per... Ma guarda, questa sì, si capiva che era un film, un fantasy importante, girato benissimo, ricco, pieno di trovate, pieno di ingegno, di sì, sicuramente sapevamo che sarebbe diventato un grande successo di pubblico. Però quando si lavora non si pensa mai a questa cosa qua, perlomeno io non ci penso. Cioè, penso a fare bene il mio lavoro, a farlo al meglio, ma non mi domando se sarà un successo o cosa, non lo so. Sì, poi certo capisco quando un film è bello, quando non è bello, ma a volte succede che magari a me sembra bellissimo ed è pure un bellissimo film e non è successo. È vero, succede questo, altro che se succede altro che si ammazza, questo è il film, non ha visto nessuno. Esatto, oppure un film che a me sembra una ciofeca e campione di incassi, botteghino, sbanca il botteghino. Allora, ci sono degli altri nostri amici, vediamo se riesco a trovarne uno che aveva una fotografia particolare, però mi dico sto scordato il nome ovviamente. Eccolo qua, dove sta? Eccolo qua, è Raffaele che ci sta seguendo, tra l'altro ha una tastiera da gamer, quelli che giocano. Guarda che tastiera che c'ha, tutta illuminata. Che vuol dire quella tastiera lì che si compie? Quelli sono quelli che usano i gamer, quelli che giocano al computer. Ah, ho capito. Che giocano al computer, di solito, oppure una tastiera professionale. Grazie per averci mandato il tuo contro selfie, sempre al 328-7948-796. Francesco da Barletta ha una collezione di Batman infinita e la esibisce tutta quanta. Evviva! Grazie Francesco. Ciao Francesco. Grazie dei vostri contributi, stavolta un po' veloci, ma come ho detto abbiamo fatto un sacco di chiacchiere belle. Ignazio prima ti ha mandato il suo bellissimo collage elegante e ha rimandato anche la fotografia con la quale pure lui ci guarda su un bello schermo grosso, non c'è male. Grande Ignazio, questa volta con gli occhiali e sempre con le cuffie, vi ricordo che è un'esperienza migliore, ascoltate meglio Radio Cigliano. Carmelo, un saluto a Radio Cigliano, è andato ospite a Ciao Darwin, Carmelo, e ce lo sta facendo vedere in questa fotografia. Carmelo è il leader dell'Italian Paranormal Research, cercano i fantasmi nelle case e li trovano. Ne hanno trovato anche uno qua a quel tavolo. Sì? Una presenza ci stava. Infatti ho detto forse vendo tutto. L'hanno sentita da lì. C'era la macchinetta che aveva fatto un suono praticamente. E sei andato a Ciao Darwin. Bravissimo. E adesso vediamo Carmelo. No, c'è un altro nostro amico che voglio far vedere assolutamente. Eccolo Roberto. Là. Ma io questo ragazzo questo lo conosciamo. Ma io questo lo conosco. Questa faccia la conosco. Grande Roberto che ci segui sempre. Dopo ciao Roberto. Ci piace tanto vederti e poi ci vediamo poco perché si lavora poco in Fonoroma a sto periodo. E domanda per Luca: ricordi i film Dilettanti criminali disorganizzati, una commedia noir irlandese del 97 con Brendan Gleeson? È il mio film preferito. Luca doppiava, tu doppiavi Peter Caffey, il personaggio era Tom French e c'erano anche musica per le mie orecchie, dice. Tanti colleghi, lo ricordi?
No. E non possiamo ricordare tutti quanti, ragazzi. Però ci piace. Però me lo segno, c'è me una lo, cosa. Lo vado a vedere. Come si chiama questo film? Aspetta che lo vada a riprendere. Porca, si chiama I dilettanti criminali disorganizzati. Beh, interessante, me lo devo segnare. Questo te lo, ce lo dobbiamo segnare. Criminali disorganizzati. C'è Sasha che sta facendo domande anche qui, ma l'ho trovato anche qui. Cosa cambia nel doppiare John Malkovich, Colin Firth e Hugh Glory? Quali sono le differenze tra loro? Ha preso mica tre ultimi arrivati. È una bella domandona questa. Sì. Che ti devo dire? Malkovich è un attore molto particolare, nel senso che ha una ritmica tutta personale, pause, tempi. Per esempio, lui abitualmente usa dei fiati lunghissimi. A un certo punto prende un fiato e comincia e lega tutto, un fraseggio legato completamente senza prendere fiato. È una particolarità sua. E poi c'ha una sua musicalità che torna in tutti i personaggi. Poco americana, ma neanche europea. È un inglese che lui si è trovato un suo modo, tutto particolare. Colin Firth è molto più classico, è un attore inglese di scuola inglese, tipica, quindi molto composto, ha già la sua fisicità, il suo aplomb, è molto british, e anche la recitazione è una recitazione intelligente, c'è una grande testa dietro, una più che istinto, secondo me è un attore, diciamo tra virgolette, intellettuale. Poi chi l'altro? Poi c'era, aspetta, arriva da riprendere, perché nel frattempo io ho messo l'ultimo controselfie che è arrivato. Questa è bella, questa pigliamocela dopo. Qual è la tua parola maledetta? C'hai una parola maledetta, quella che quando te capita dici ma porca miseria, questa non riesco a dirla. Io ce n'ho una che sembra strana, io c'ho capitano. Capitano, mi sbaglio sempre, è un disastro. No, io ce l'ho qualcosa, ce l'ho più di una, per questo ho difficoltà. Però, per esempio, avevo quelle due V insieme, è un disastro. Insieme avevo, a volte mi cincepo. È dura, sembra semplice, però poi abbiamo ognuno di noi le parole maledette. Colin Firth e Hugh Glory. Io Gloria, con l'inferno appunto, te l'ho detto, molto british, molto inglese, molto classico e intelligente. Invece You Glory pazzo, cioè pazzo, una recitazione un po' pazzoide, molto molto, come dire, descrittiva, usa molto la faccia, usa molto la voce nei toni alti, nei toni bassi, cambiando ritmi, jazzistica direi, ecco, diciamo. Senti, c'è Matti come ultimo controselfie di oggi che ti dedica questa tavola a fumetti che bello, la trovo veramente bella. Lo voglio, questa te la mando, è veramente bella. Bellissima. Bravo, grazie, Matti. Grazie, signore e signori, grazie. Non ci siamo dimenticati, questo è il selfie di giornata, ne faccio due, e uno, e due. E ce l'abbiamo. Grazie. Potete averlo semplicemente mandando un ciao al 328-7948-796. Prossimi appuntamenti di Radio Cigliano sabato alle 15. Se prima eravamo in due, gli appuntamenti live ovviamente, perché poi le repliche le trovate sempre sul canale, sulla radio, scaricandovi l'app. Se prima eravamo in due con Alessandro Bianconi, Will Age saranno con noi per suonare in diretta, cantare e presentare il suo loro nuovo lavoro alle 15 sabato in diretta su Radio Cigliano. Venite che ci divertiamo. E poi settimana prossima, giovedì, cancellate giovedì solo per la settimana prossima, andiamo in onda di martedì sera dopo cena con Nisim Onorato. Ve l'ho detto perché c'è poco tempo, poi mi scordo di mettere su la presentazione su Facebook, quindi mi raccomando, settimana prossima Nisim Onorato. C'è tanta gente che ha scritto, veramente, volevo prendere un ultimo commento qua, aspetta, vediamo se lo ritrovo, che mi era piaciuto, questo l'abbiamo letto. E vabbè, tante cose, sono tanti complimenti veramente infiniti, e speriamo di avervi risposto, ma soprattutto di avervi dato un buon incontro stasera con Luca Biagini, che è stato qui da noi. Io ti devo dare la sola di giornata di cui non sai nulla, quindi preparati, perché c'è la sola di giornata, gli appuntamenti li conoscete,
fate una storia, anche dopo avete il telefonino in mano, fate uno screenshot oppure vi mettete alle spalle il computer che state guardando con noi, vi fate una foto anche voi, fatela, mettetela nelle vostre storie di Instagram con l'hashtag #dopocenacon e scusate #dopocenacon e @radiocigliano scritto tutto attaccato, in maniera che poi mi sottolineato vi appare Radio Cigliano, lo cliccate e poi va nella mia storia. In questa maniera avrete la possibilità domani di essere ripubblicati con la vostra e i ringraziamenti ovviamente nella storia, con la vostra storia nelle storie di Radio Cigliano. Io devo ringraziare Luca Biagini, che vi garantisco è arrivato trafelato dal turno in una maniera, poi tra l'altro mentre arrivava ci ha messo 12 minuti ad arrivare qua da lontanissimo, io ho detto speriamo che non succeda niente perché veramente non me lo perdonerei mai, io veramente sono stato felicissimo di averti qui con noi, di parlare, di cazzeggiare insieme, e a questo punto è arrivato il momento di chiudere la puntata e quindi io chiedo a Luca Biagini di chiudere la puntata. Ma è una cosa, è una sola. È la sola di giornata. È una vera sola. È la sola di giornata. Allora, beh, io sono felicissimo di essere stato con voi. Ringrazio Alessio perché, oltre ad essere un collega meraviglioso, bravissimo, è una persona eccezionale con un grande cuore, un grande entusiasmo, e questo entusiasmo si vede, si sente, te lo comunica. E quindi per me è stato un piacere e anche una sorpresa stare qui con lui, stare con voi, e quindi ringrazio Alessio che mi ha dato questa opportunità, ringrazio tutti voi che state seguendo, siete tantissimi, mi ha sorpreso anche questa affezione che avete dimostrato alla radio, al doppiaggio, al nostro mondo e al nostro lavoro, quindi io sono felice di questa bella serata passata insieme a voi, con Alessio e con tutti voi meravigliosi e affettuosi, amorevoli, amorosi, bravi, buoni, vi voglio bene, buona serata. Grazie a tutti per essere stati con noi, chiudiamo prima sulla radio e poi su Facebook come sempre ai prossimi appuntamenti di Radio Cigliano. Buonanotte a tutti. Buonanotte, ciao. Ciao, 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 ciao. E chiudiamo adesso con la telecamera alta, quella che non abbiamo usato mai sopra, perché possiamo sbracciarci. Buonanotte a tutti. Ci siamo, abbiamo usato anche questa telecamera e come dico sempre io, mi raccomando, la cosa più importante del mondo, siate felici perché non c'è niente di meglio. Buonanotte a tutti, ciao. Ciao, buonanotte, ciao, ciao, ciao.